Buonasera, prego i signori consiglieri di prendere posto. La parola al segretario generale per l'appello. Buonasera a tutti. Chitto Monica, assente. Di Cristo, presente. Di Pietro, presente. Franciosi, assente. Leo, assente. Pagani, presente. Pastorino, presente. Perego, presente. Piano, assente. Aiosa, presente. Atanasio, presente. Bonomelli, presente. Cozza, presente. Di Stefano, presente. Ercoli, presente. Fiorino, presente. Ghezzi, assente. Lanzoni, assente. Molteni, presente. Pasquinelli, presente. Pogliaghi, presente. Recupero, presente. Rosa Vittoria, presente. Valsecchi, presente. Vincelli, assente. Assessori presenti. D'Amico, assente giustificato. Arriva. Assente. La Miranda, assente. Magro, presente. Pini, presente. Pizzocchera, presente. Torresani, presente. La Miranda è arrivata. Entra la Miranda, presente. Consiglieri presenti. Lanzoni è arrivata. Entra Lanzoni, presente. Consiglieri presenti. Consiglieri presenti, 6 assenti, la seduta è valida. Ci alziamo tutti in piedi, anche il pubblico, per ascoltare l'inno nazionale. Prima di nominare i tre scrutatori, due parole. Ci ritroviamo col primo consiglio comunale dopo il periodo estivo.
Come ben sapete, ci sono stati dei fatti gravi, importanti a Genova. Ecco perché ritengo opportuno che questo Consiglio Comunale si alzi in piedi in un minuto di silenzio in memoria delle vittime. Grazie a tutti i consiglieri. Nominiamo i tre scrutatori, due della maggioranza. Attanasio. Molteni. Pastorino. Pastorino. L'ufficiale DPL lo invito a fare rispettare l'ordine da parte del pubblico procedendo all'allontanamento di chi crea disturbo. Iniziamo con le interrogazioni. Al punto 1 abbiamo un'interrogazione urgente della consigliera Pagani, al quale do la parola. Prego, consigliera. Grazie, signor Presidente. Allora, leggo l'interrogazione così come è stata composta, perché dietro la composizione di questa interrogazione, insomma, c'era un ragionamento. La devo leggere dal cellulare, scusatemi, ma non ho... Non l'ho. Ah, grazie mille. Non sono riuscita. No. Sì, io. Ah, grazie mille. Perché non ci vedo benissimo, purtroppo. Grazie. Allora, premesso che abbiamo appreso in data 24 luglio 2018 dalla stampa il rifiuto di ogni forma di collaborazione tra l'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni e l'associazione, scusate non ho letto il titolo, Sportello LGTB e collaborazione con l'associazione Gay Mind Out e la suddetta appunto associazione. Premesso che in relazione alla vicenda si afferma che a colloquio con l'assessore competente Alessandra Magro è stata bocciata ogni forma di collaborazione con l'associazione Gay Mind Out senza alcuna specifica motivazione. Premesso che il servizio offerto dall'associazione è un servizio gratuito e a costo zero per l'amministrazione comunale e che nella delibera 273/2018 del 17 luglio 2018 l'assessore competente Roberta Pizzocchera dichiara di voler attivare presso la Casa delle Associazioni, in alternanza e completamento dello sportello CIDEF, di cui credo parleremo anche oggi, altri servizi gratuiti a cittadini a costo zero per l'amministrazione comunale attraverso sportelli intersettoriali e polifunzionali, e che il servizio offerto da questa associazione andava sicuramente in quella direzione. Premesso che sempre a mezzo stampa si afferma una disponibilità da parte dell'assessore Roberta Pizzocchera ad aprire una collaborazione a chiamata relativa ad un servizio di consulenza di genere presso le informazioni di Sesto San Giovanni e relativa ad un nuovo sportello sulle pari opportunità presso la nuova sede del Centro Informazione Donna, e premesso che l'assessore Magro dichiara invece a mezzo stampa la nascita di un generico sportello di sessualità gestito dalla psicologa del comune che non necessita di ulteriori competenze, si interrogano entrambe le assessore sulle motivazioni del diniego dell'assessore Magro in merito alla collaborazione gratuita tra l'amministrazione comunale e la suddetta associazione nell'ottica della sussidiarietà orizzontale. Le motivazioni che non hanno permesso una collaborazione interassessoriale di servizi e spazi polifunzionali tra assessore alle pari opportunità e assessore alla cultura, realizzando interventi a chiamata offerti gratuitamente dall'associazione. Grazie consigliera. Prima di dare la parola all'assessore Roberta Pizzocchera e all'assessore Alessandra Mago, che risponderanno ambedue, ci siamo dimenticati di leggere l'articolo 36, la disciplina del pubblico.
La leggo io velocemente. Le persone che nella parte riservata al pubblico assistono alla seduta devono rimanere in silenzio, astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione. È fatto obbligo di tenere spento il telefono cellulare ed è vietato filmare. Ove il pubblico non si attenga, questo è l'articolo comma 3, alla disposizione di cui è il primo comma, o quanto non si possa accertare l'autore del disordine, il Presidente può ordinare che sia sgombrata l'aula o quella parte di aula il cui pubblico non si mantenga disciplinato e dove l'ordine sia stato turbato. Detto ciò, do la parola all'assessore Roberta Pizzoccara. Prego, assessore. Grazie, Presidente. Allora, consigliera Pagani, grazie intanto per l'interrogazione pervenuta a luglio, perché dà l'opportunità di fare chiarezza su questo tema. Nel momento in cui io stessa sono venuta a conoscenza dell'esistenza di uno sportello LGBT gestito dall'associazione Gaming Out, questo sportello non era più di fatto in essere, proprio perché è decaduta una convenzione che è decaduta nel passaggio tra il precedente assessorato e appunto la mia nomina. Nel precedente mandato di Angela Titaferrante, le due deleghe di politiche giovanili e pari opportunità coesistevano nella stessa persona, mentre dal mese di aprile queste due deleghe sono state separate, quindi probabilmente il ritardo anche di risposta a questa tematica, se vogliamo, è dovuta anche a questa differenza sostanziale. Quindi nel momento in cui mi sono resa conto che si trattava di fatto di uno spazio legato alle politiche giovanili, ho convocato i membri dell'associazione in modo tale da chiarire con loro il punto. Un punto a me molto caro, perché quelli che sono i possibili disagi che possono provenire da una scorretta accettazione di fatto stato che è quello dell'essere e sentirsi omosessuali, mi rendo conto che nella nostra società ancora ci sono dei ritardi e quindi in determinate situazioni, in determinate famiglie si possono creare degli stati d'animo di difficoltà, oppure all'interno della scuola stessa possono generare gesti di bullismo. Ma questi temi sono convinta debbano essere comunque affrontati da soggetti competenti. Nel competente che cosa intendo? Intendo nel momento in cui apro come comune, come pubblica amministrazione, uno sportello di ascolto. È importante che chi ascolta sia un professionista in grado di fare dei passi indietro rispetto al proprio vissuto personale, che quindi tutto quello che può avvenire durante il dialogo e la conversazione rimanga per chi ascolta, quindi per il professionista o comunque per chi è allo sportello, il più possibile lontano da vissuti personali, eccetera. Quindi questo è stato sicuramente il primo punto per me importante. Leggo nell'interrogazione della consigliera che dice un rifiuto di ogni forma di collaborazione. Ecco, questo mi consenta, non è corretto, perché nel momento in cui ho incontrato l'associazione ho chiarito che se come sportello comunale avevo altri progetti che comunque avrei dovuto interfacciarmi con la collega Alessandra Magro, che era di fatto detiene le deleghe delle pari opportunità, per quanto riguarda lo sportello giovani, quindi under 30, era importante per me appunto coinvolgere educatori dell'amministrazione. Questo non toglie il fatto
fatto che l'associazione Gaming Out ha un luogo dove poter svolgere le proprie attività, che è la casa delle associazioni, e quindi ho invitato l'associazione ad iscriversi alla casa dell'associazione qualora non fosse iscritto, e quindi lì poter portare avanti tutte quelle che sono le prerogative della loro associazione. Quindi da parte mia non c'è stata una chiusura. Per quanto riguarda invece la volontà di uno sportello no bullismo e uno sportello dedicato all'affettività, che quando leggo generico, generico non è, se vogliamo, ma può essere molto specifico in ciascuna delle sue specificità, ossia non uno sportello etichettato LGBT, ma perché ci sono mille motivi anche proprio legati al percorso psicologico per cui uno sportello che etichetta in modo chiaro e troppo chiaro un vissuto può andare bene per chi ha già superato determinati ostacoli, ma è assolutamente respingente per altri soggetti che invece stanno facendo chiarezza del proprio stato d'animo e del proprio essere uomo, donna, e vivere la propria sessualità in modo diverso da quello che nella nostra società viene spesso inteso come unico modo. E questo non è, e siamo tutti d'accordo. Ma se noi non diamo l'opportunità a chi è ancora nell'area grigia di avvicinarsi, di fare chiarezza, avendo di fronte soggetti assolutamente preparati ad affrontare chi chiarezza non ce l'ha, ma non solo il soggetto, oggetto della appunto, che ha magari delle difficoltà sulla propria sessualità, non perché sono difficoltà esterne, sono difficoltà interne, ma anche per possibili familiari o compagni, amici che possano avere delle difficoltà. Ecco, io credo che andare a voler dare un'impronta ideologica a questa scelta sia scorretto, sia estremamente scorretto. Da parte mia non c'è nessuna ideologia a monte di questa scelta, ma è proprio dettata dal fatto che costruire un proprio patrimonio affettivo in situazioni poco favorevoli, che possono essere situazioni familiari, situazioni all'interno della scuola se sono molto giovani, oppure del posto di lavoro se sono più grandi, ecco, costruire un equilibrio affettivo non è un gioco da ragazzi. Quindi mi aspetto che lo sportello dedicato abbia come operatori che abbiano quantomeno dei titoli riconosciuti e delle capacità di mettere in secondo piano il loro vissuto e in primo piano invece le necessità dell'altro. Diverso è invece l'associazione Gaming Out, quindi la loro azione, la loro attività. I ragazzi mi hanno appunto descritto che avevano piacere anche di organizzare delle attività ludiche in cui persone che condividevano lo stesso orientamento sessuale avrebbero potuto partecipare. Quindi l'esempio preciso, mi hanno detto appunto nuotare insieme in piscina, organizzare corsi in piscina. Perfetto, benissimo, nessun problema, ma questo è il mandato della loro associazione, che fa aggregazione. Bene, sicuramente diverso è andare ad incontrare soggetti minori o maggiorenni oggetto di bullismo, di situazioni delicate all'interno della loro vita affettiva e non. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Do la parola all'assessore Magro. Prego, assessore. Vi prego di contenere i tempi. Grazie. Grazie, presidente. Buonasera. Per quanto riguarda gli over 30, l'amministrazione comunale, potendo contare su personale altamente specializzato, ha ritenuto di prendere direttamente in carico le tematiche connesse alla sessualità e all'identità di genere, attivando in stretta collaborazione con l'assessorato alle politiche giovanili e la famiglia il CIDEF, il Centro Informazione Donna e Famiglia. Quindi c'è stata una stretta collaborazione interassessorile.
questo sportello CIDEF andrà ad ampliare i suoi servizi all'utenza e saranno servizi gratuiti tanto per l'ente quanto per i cittadini e questi servizi comprenderanno appunto anche l'informazione e l'orientamento sui temi specifici appunto della sessualità, dell'affettività e dell'identità di genere. Nella comunicazione ai cittadini questi servizi verranno esplicitati, dunque per gli over 30 è sufficientemente chiaro il termine identità di genere, va a delineare esattamente quali tematiche si affronteranno in quello sportello. Si tratta di un servizio di primo contatto, qualora ci si rendesse conto che sia necessario fare un altro percorso con i singoli fruitori del servizio, sarà cura del responsabile dello sportello indicare quei soggetti che erogano delle prestazioni specifiche, per esempio ATS o studi legali o anche le associazioni del territorio. La decisione presa dall'assessorato alle pari opportunità, di concerto con l'amministrazione, corrisponde, come tutte le decisioni che prendiamo e che prendono tutte le amministrazioni, a una scelta politica ben definita e quindi appare normale e comprensibile che a volte queste scelte non incontrino la condivisione di tutte le compagini politiche. L'unica cosa che mi spiace è che venga detto che sia stato negato ogni tipo di confronto con l'associazione. Io ho avuto un colloquio piuttosto lungo, quasi di un'ora, alla presenza anche dell'avvocato Crupi e della dottoressa Malcangio. Un colloquio che è stato anche molto cordiale e, se vogliamo, anche formativo e di arricchimento per entrambe le parti. Si è appunto detto, come aveva anticipato anche la mia collega Roberta Pizzocchera, che non si è impedito all'associazione di utilizzare la casa per le loro attività. In questo momento, avendo avviato un nuovo sportello, si è ritenuto opportuno farlo con il personale a disposizione. Però, ripeto, nessuno si è posto in modo, come dire, chiuso, con un atteggiamento di chiusura o offensivo o in qualche modo denigratorio verso l'associazione. Anzi, ripeto, c'è stato un confronto, a mio avviso, positivo per entrambe le parti. Grazie. Bene, devo fare una richiesta. Se siete d'accordo, abbiamo analizzato e lavorato sulla prima interrogazione urgente. Ci sono due interpellanze un po' vecchie. Se non siamo pronti, procediamo con le interrogazioni normali. Procediamo? Ok, allora le due interpellanze le lasciamo lì. L'interrogazione al punto 2 della consigliera Perego Roberta. Prego, scusi, posso dire se sono soddisfatta o no della risposta? Sì, chiedo scusa, prego. No, allora, so di avere pochissimo tempo e quindi proverò a dire quella che è la cosa più importante, più rilevante per me di queste risposte. Allora, apprezzo sinceramente e onestamente lo sforzo. Dopodiché io non sono assolutamente d'accordo quando si parla di intanto di un bisogno che deve corrispondere ad una competenza, perché non è detto che un bisogno sia un disagio, stiamo parlando di due cose diverse. C'è un dibattito molto aperto su che cos'è competenza e su che cos'è vicinanza o distanza nella relazione d'aiuto. E non è detto che sia il distacco verso l'altro, l'aiuto nella relazione d'aiuto. Questo è un presupposto. Potrei dire che è un pregiudizio ideologico, se usassi lo stesso termine. Invece io credo che sia un presupposto di sapere e ognuno di noi parte da presupposti di sapere differenti e anche da formazioni differenti. Quindi io non lo voglio chiamare pregiudizio ideologico, parola che lei ha usato anche all'interno del DUP. E credo che sia sbagliato. Sono saperi diversi che si confrontano, il dibattito è molto aperto anche negli interventi e negli operatori sociali. E quindi assumere uno sguardo è anche dichiarare la consapevolezza che quello sguardo orienta degli interventi e che non è, come dire, plurale. Questo è la cosa che ci tenevo di più assolutamente a dire. Poi, chiarezza nell'identità di genere. Ora, per come è stato descritto lo sportello, sembrava che, cioè,
ho avuto la sensazione che fossero lì ad assoldare quelli che avevano dubbi nella definizione dell'identità di genere. È esattamente l'opposto. È esattamente l'opposto. C'è un sapere che è anche esperienziale, è che è fatto di vita, di vissuto e di quotidianità. E questo sapere non è in competizione con un sapere professionale, dal mio punto di vista, per la mia formazione e per la mia esperienza lavorativa, perché questo è parte anche del mio lavoro e quindi è quello che volevo riportare nella riflessione di oggi rispetto, come dire, al mio percorso anche professionale, oltre che umano e politico. Grazie. Grazie a lei, consigliera Pagani, mi scuso. Allora, andiamo all'interrogazione del punto 2, interrogazione della consigliera comunale Roberta Perego. Prego, consigliera, lei la parola. Grazie, Presidente. La mia è un'interrogazione rivolta al sindaco, anche se poi ho ricevuto una risposta già appunto scritta dall'assessore Torresani, che ringrazio. Ed era in merito alla sede del CESPI, perché appunto tramite i volontari del CESPI, poi se volete, per chi non lo sapesse, in sede di consiglio, colgo l'occasione per ricordarlo, il CESPI è il Centro Studi Problemi Internazionale ed è un'associazione storica della città di Sesto che ha come finalità della propria attività la promozione e la conoscenza di questioni internazionali. Promuove sul territorio tutta una serie di convegni, di incontri periodici, spesso in collaborazione appunto con l'Università degli Studi di Milano, seminari di formazione anche e corsi di mediazione linguistica, ed è un'associazione che ha sede presso la Villa Visconti d'Aragona. È giunta notizia appunto dai volontari del CESPI che operano lì che in un'occasione si siano presentati tecnici comunali a prendere appunto degli incaricati dell'amministrazione comunale a prendere proprio le misure, quindi col metro, senza nessun preavviso, per verificare un possibile differente utilizzo dello spazio, senza appunto nessun preavviso e nessuna apertura di confronto con l'associazione, in particolare per verificare la possibilità dell'apertura di un bar o di uno spazio altro di somministrazione. L'interrogazione partiva anche da questa considerazione, dal fatto che il CESPI abbia all'interno della propria sede una biblioteca e emeroteca, a parte di carattere internazionale, quindi non certo limitata a una dimensione ridotta, riconosciuta dalla Regione Lombardia e collegata alla stessa biblioteca. Ecco perché c'è una ratio nella collocazione della sede del CESPI lì in biblioteca. E vista l'importanza del patrimonio del CESPI, in particolare nel collegamento con la biblioteca, si chiedeva uno se corrispondesse al vero a questa appunto misurazione, questa avvenuta misurazione, a che cosa fosse finalizzata e che cosa appunto si intendesse aprire al posto del CESPI. Non è scritta, ma magari poi se l'assessore già lo non so, vuole, cioè se ha la risposta, anche nel caso che tipo di interlocuzione col CESPI, se nei mesi successivi a questa interrogazione che risale a maggio si è aperta un'interlocuzione, di che tipo, se si stanno pensando ad altre soluzioni oppure no. Grazie. Grazie a lei, consigliera. Do la parola all'assessore Torresani. Prego, assessore. Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. E in premessa alla mia risposta alla consigliera Perego, riprendo tre piccoli punti della risposta scritta che abbiamo inviato, perché se non è chiaro il passaggio, volete aprire un bar all'interno di una biblioteca. Allora, abbiamo partecipato a un bando di Fondazione Caripro che si chiama Beni Aperti e Beni in Azione, bando che ha proprio come mission l'erogazione di contributi per rifunzionalizzazione di beni storico-architettonici e l'avvio all'interno di essi di attività innovative coerenti, anche di natura commerciale, funzionale a garantire la sostenibilità dei beni e che prediligano l'impiego di giovani operatori. Quindi, all'interno di questa ipotesi progettuale, chiaramente fatta con criterio e quindi con i tecnici incaricati per i rilievi, avendo individuato alcuni spazi all'interno della biblioteca, l'ipotesi appunto alla rifunzionalizzazione di Villa Visconti d'Aragona per aprire un nuovo servizio di bar ristoro, dare maggior risalto al portico della biblioteca oggi sottoutilizzato e creare nuovi spazi nel giardino interno, così da rendere maggiormente attrattiva la villa nell'insieme, fruibile come polo di aggregazione.
Stiamo parlando di partecipazione a un bando che mette a disposizione 500.000 euro, che non sono proprio pochi, per intervenire nella riqualificazione di questo immobile. Nella risposta scritta vengono evidenziati, come ha fatto la consigliera Perego perfettamente, i tipi di servizi e le peculiarità del CESPI. Infatti, in chiusura, è in virtù di questa sua importanza, del CESPI appunto, che qualora il progetto di Fondazione Caripro dovesse essere realizzabile, per il CESPI si stanno già da subito vagliando altre ipotesi di sedi altrettanto consone alla collocazione del patrimonio librario e all'attività del CESPI stesso. Il bando è stato presentato si è chiuso il 31 di maggio di questo anno e dovevano arrivare risposte entro 60 giorni. E siccome è un bando invece molto interessante, al quale hanno partecipato tantissimi comuni, Fondazione Cariplo ha ritardato le risposte e probabilmente arriveremo alla fine dell'anno ad avere una risposta positiva o negativa. Sicuramente entro un mese dovremo avere una risposta di accettazione di massima del progetto, quindi già sapremo se in quel momento potremo andare a ragionare o meno e su dove collocare gli spazi del CESPI. Quindi questa era la premessa, perché non è che di colpo abbiamo deciso di aprire un bar. In una logica di riqualificazione di uno spazio che versa in condizioni non eccezionali, abbiamo pensato a proprio uno spazio aggregativo, e quale luogo migliore della biblioteca. Però ringrazio per l'interrogazione, perché mi ha consentito di approfondire ulteriormente dei punti. E quello più importante, secondo me, è quello legato in generale alle convenzioni e nello specifico alle convenzioni in essere con il CESPI. Convenzione che è scaduta e della quale hanno già fatto richiesta di rinnovo, così non entriamo nelle polemiche delle convenzioni, per tempo e correttamente. Così almeno. Allora, viene assegnato l'immobile in questione al CESPI con un canone annuo di 16.266,50 euro. Questo canone, in virtù dei servizi prestati, operando senza fini di lucro e dell'attività culturale che svolge, viene ridotto del 33% del valore effettivo appunto, e al quale viene applicato un ulteriore abbattimento nella misura del 30%, e quindi troviamo che il canone di locazione da 16.266,50 euro arriva a 7.628,99. In virtù, come si diceva, di tutti i servizi che il CESPI gratuitamente eroga per la cittadinanza, vengono conteggiate per 6,20 4.620 euro, e per opere per lavoro quantificato a 22 euro ora degli operatori, la quantificazione economica forfettaria viene a 3.008,99 euro. Ovviamente la somma di queste due cifre ci riporta ai 7.628,99 di cui prima. Il punto 11 di questa convenzione è quello più importante: gli obblighi dell'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale si impegna a mantenere a proprio carico gli oneri relativi alle utenze di gestione, alle spese di conduzione dei locali e a quelle derivanti dalla manutenzione straordinaria. Nella parte legata al recesso è scritto anche: l'amministrazione comunale ha inoltre facoltà di revoca della concessione del locale per motivi di pubblica necessità, con comunicazione scritta da trasmettere almeno 180 giorni prima della data fissata per il riutilizzo dei locali. Dico questo prima di passare alla seconda parte, perché nella modalità di concessione degli spazi, e sicuramente da parte di questa amministrazione nel riconoscere la validità di chi opera sul nostro territorio, non c'è certo la volontà di dare tutto gratis, pagare le utenze, pagare la corrente e tutto quanto. Quindi nella logica delle convenzioni, già questo tipo di convenzione è da rivedere. La seconda parte, che però risale a molto tempo prima, stiamo parlando del 1999, io ho trovato un documento che già trattava di una parte di riqualificazione per gli impianti della biblioteca, dove addirittura il Ministero della Cultura erogava 725.760.000 euro, parliamo di lire naturalmente, perdonatemi, a fronte di un progetto presentato dall'amministrazione di 1.200.000.000. Approvato, delibera di giunta, con delibere successive questo finanziamento poi non è stato accettato, non è stato utilizzato. Ecco,
Qua sottolineo come lavoriamo noi. Noi abbiamo incaricato dei tecnici nostri interni, il servizio di marketing territoriale ha degli architetti validissimi, hanno fatto i rilievi, hanno presentato i progetti, abbiamo presentato il bando. All'interno di questo percorso allora si trovano dei pagamenti di professionisti che hanno fatto tutte le valutazioni e poi i professionisti sono stati pagati, ma i lavori non sono mai stati eseguiti. Ecco, forse il nostro procedere in maniera diversa nel 99, molti, molti anni fa. Sono stati pagati 55 milioni. Per cui questo è il nostro modo di procedere e chiudo, me lo consenta, in maniera proprio battuta, consigliera Perego, hanno scritto che la cultura non si fa con la birra, però da parti politiche che l'hanno fatta con panino e salamella alla festa dell'unità per tutto il tempo, mi sembra, mi perdoni, un po' così, aleatorio. Grazie. A lei la parola, consigliera Perego. Guardi, assessore Torresani, stavo anche per farle i complimenti per la risposta, mi blocco, perché a parte che quelle vicende, voglio dire, a quel tempo politico io forse non ero neanche maggiorenne, quindi detto questo, però la ringrazio per la risposta, prendo atto che lei si è impegnato formalmente anche in aula consigliare a trovare una sede alternativa altrettanto prestigiosa qualora andasse in porto il bando. Ovviamente il mio augurio per la città è che il bando vada in porto e ci si possa aggiudicare questo finanziamento. Ho solo una richiesta da farle, assessore, qualora vincessimo il bando, mi raccomando, non rinuncia al finanziamento. Grazie. E riusciamo, contenendo i tempi, a fare anche l'interrogazione numero 3. Interrogazione da parte della consigliere Perego. Prego, consigliera. Allora, era la 3 all'assessore Magro, giusto? Ok. Allora, l'interrogazione che risale appunto anche questa in data 17 maggio 2017 si era resa necessaria data la situazione dello sfalcio dell'erba in città, nel senso che il primo sfalcio dell'erba era stato assegnato con determina dirigenziale dopo una gara d'appalto nell'autunno 2017, quindi ben prima. Ottobre 2017. Consigliere, per cortesia. Ma in realtà, prego, il primo sfalcio, nonostante quella gara di appalto nell'ottobre 2017, amministrazione di Stefano, il primo sfalcio appunto stava avvenendo in quei giorni in cui è stata stilata l'interrogazione, intorno al 10 maggio 2018, mentre la situazione dei giardini della città ovviamente verteva in una situazione, in condizioni estremamente poco dignitose, non solo quella dei giardini pubblici ma anche quello dei nidi e delle scuole dell'infanzia e anche nei tanto gettonati spartitraffico che tanto hanno richiamato giuste lamentele, perché ovviamente rappresentano anche una pericolosità, nel senso che quegli spartitraffico in quel periodo, ricordo all'inizio di maggio, anche perché c'era stato una primavera particolarmente piovosa, erano delle vere e proprie giungle incolte. Allora, la domanda partiva anche dalle considerazioni, dal fatto che normalmente il comune di Sesto realizza tra aprile e settembre un taglio dell'erba circa ogni 30-40 giorni e la domanda e interrogazione appunto partiva anche dal fatto che in data 10 maggio, quindi mentre stava avvenendo il primo sfalcio dell'erba, non c'era nessuna notizia di quale ditta avrebbe poi realizzato il secondo, che però doveva essere a breve, nel senso che doveva avvenire entro 30-40 giorni, e sempre si partiva dalla considerazione che il tentativo poi di proroga del contratto con l'impresa era fallito anche per il rifiuto di continuare l'impegno rispetto a quanto già stabilito. Dal momento che sempre in quei giorni l'assessora Magro aveva in più occasioni detto che il grande appalto sarebbe stato fatto solamente ad agosto e oltretutto con la difficoltà di bandire una gara d'appalto in un periodo comunque così deserto come quello del mese appunto centrale delle ferie estive, si interrogava anche qua il sindaco e l'assessore competente per sapere come mai una determina che era stata protocollata in autunno 2017 ha visto poi la realizzazione solamente ad aprile 2018.
quale programmazione del taglio dell'erba fosse stata prevista dalla giunta comunale e in base a chi e in base a quale decisione si sarebbe fatto, avrebbe fatto poi il secondo sfalcio, quelli successivi, e poi anche quando e chi avrebbe poi promosso il grande bando per l'assegnazione del taglio dell'erba. E in particolare anche, domanda insomma direi importante, altrettanto importante oltre ai dati concreti, che indirizzi politici ci siano dell'amministrazione rispetto alle tempistiche per avere un decoro urbano degno di tale nome. Grazie, do la parola all'assessore Magro. Grazie Presidente. Dalla lettura dell'interrogazione emergono alcuni dati non corrispondenti a verità, pertanto si rende opportuna la loro correzione. Al considerato numero 2, il primo sfalcio è stato commissionato all'impresa Cattaneo il 9 aprile come da ordine di servizio allegato alla presente risposta. Si è data priorità alle zone con i monumenti in vista delle celebrazioni del 25 aprile. Il maltempo è stata la principale causa del ritardo accumulato dall'impresa, quindi al 10 di maggio era già in corso lo sfalcio. Pertanto non risulta veritiero che il primo sfalcio sia stato eseguito tra il 10 e il 15 di maggio. Al considerato numero 3, gli ordini di servizio degli sfalci nel 2017 sono stati solo 4. Nel 2017 lo sfalcio è partito 10 giorni prima di quest'anno, ordine di servizio del 27 marzo, perché faceva più caldo. Nel 2018, a causa delle basse temperature, siamo partiti il 9 di aprile. Anche ad oggi gli sfalci avvengono sul territorio di Sesto ogni circa 30-40 giorni, perché questo è il tempo medio che occorre per poter intervenire su tutto il patrimonio verde della città. Per quanto riguarda il dettaglio degli sfalci del 2017, il primo sfalcio è stato avviato al 27 di marzo. Il secondo sfalcio si è svolto dai primi di maggio ai primi di giugno, quindi abbiamo superato abbondantemente i 30 giorni. Il terzo sfalcio è stato concluso a fine luglio. Il quarto sfalcio ha interessato solo le scuole per garantire la fruibilità dei giardini in vista della ripresa dell'anno scolastico. È stato eseguito tra fine agosto e inizio settembre. Stiamo parlando del 2017, questo perché nel momento in cui ci siamo insediati a bilancio non c'erano risorse stanziate per avere un appalto maggiormente strutturato e quindi questa è stata una soluzione in via emergenziale e suppletiva. Al considerato numero 4, alla data dell'11 maggio 2018 è stata firmata la determina dirigenziale, consultabile pubblicamente, con cui è stata individuata la ditta che realizzerà il secondo sfalcio. L'interrogazione data il 17 maggio 2018, per cui l'interrogante disponeva degli opportuni mezzi per soddisfare la propria domanda. Non è pertanto corrispondente a verità affermare che alla data del 17 maggio 2018 l'interrogante non abbia notizia di quale sia la ditta che effettuerà il secondo sfalcio. Qualora l'interrogante non avesse tale informazione, le ragioni non sono da ravvisarsi in una mancanza dell'amministrazione, ma in una sua negligenza nel reperire le informazioni necessarie. Al considerato numero 5, l'impresa Cattaneo non si è rifiutata, bensì al 30 di aprile ha comunicato la perdita di interesse a partecipare a quella manifestazione di interesse, appunto. Al considerato numero 6, l'assessorato all'ambiente ha dichiarato che l'appalto biennale non sarà operativo prima di agosto. Non è mai stato comunicato che avremmo bandito durante quel mese, bensì che l'appaltone non sarà operativo prima del mese di agosto. È stato poi pubblicato nel mese di luglio, attualmente sono in fase di conclusione le procedure della gara. Quesito numero 1. A ottobre 2017 è stata bandita la gara. Non è quindi corretto dire che vi sia determina di aggiudicazione risalente all'autunno con cui si affida all'impresa Cattaneo. La determina di aggiudicazione definitiva all'azienda Cattaneo, a seguito delle verifiche di legge, è stata approvata solo a gennaio 2018, con atto numero 58 del 2018, appunto, del 19 gennaio, quindi in inverno e non in autunno, che si allega ovviamente all'interrogazione. Il relativo appalto ovviamente risale al 2017, perché se aggiudico nel 2018 la gara la devo aver fatta prima, logicamente. È quindi errato dire che la determina sia stata protocollata in autunno con l'assegnazione dell'incarico alla ditta Cattaneo, perché la determina di aggiudicazione risale appunto a gennaio 2018.
La consegna lavori, in pendenza di contratto e concordata necessariamente con l'impresa, che non è stata disponibile a cominciare prima, è avvenuta il 15 febbraio del 2018. In pari data 15 febbraio 2018 è stato emesso il primo ordine di servizio all'impresa inerente alla seconda tranche di potature invernali che erano in programma. Tra il 15 febbraio e il 31 marzo del 2018 sono state effettuate numerose potature invernali. Le temperature sono infatti rimaste abbastanza basse fino a marzo, come reperibile sul meteo storico che si allega, e che pertanto hanno orientato la prosecuzione delle potature in programma fino a quando possibile, stante che le basse temperature fino a tutto marzo non hanno consentito lo sviluppo dell'erba. Tagliare dunque l'erba a marzo, come era accaduto l'anno precedente, avrebbe anzitutto implicato un primato curioso per il comune di Sesto, che sarebbe stato unico comune nel nord Italia a tagliare i manti erbosi quando le temperature erano ancora piuttosto rigide, oltre che ovviamente un enorme spreco di risorse pubbliche. In data 9 aprile 2018, all'innalzamento delle temperature, è stato emesso l'ordine di servizio di taglio dell'erba, con scadenza 7 maggio. Si ricorda che le date di svolgimento degli sfalci sono meramente indicative e subiscono necessariamente l'influenza delle previsioni meteorologiche. Le piogge continue e intermittenti hanno di molto rallentato le operazioni di sfalcio. Al 21 maggio, a 42 giorni naturali e consecutivi, senza contare le sospensioni per pioggia, il primo sfalcio era quasi concluso, mancavano i polloni dei tigli e circa 16 aree verdi dei quartieri 3, 4 e 5. Nell'ambito del primo sfalcio le 33 scuole sono state eseguite in priorità e sono state ultimate il 10 maggio 2018. Quesito numero 2. Per far fronte agli sfalci successivi, nelle more dell'iter di approvazione dell'appalto di manutenzione principale, avviatosi solo a seguito dell'approvazione in aprile del bilancio e del PEG, sono state predisposte due procedure su piattaforma Sintel, approvate preliminarmente con determine dirigenziale del 16 aprile, un affidamento diretto per il secondo sfalcio e una procedura negoziata rivolta a numerose imprese, circa una trentina, presenti sulla piattaforma Sintel per il terzo e il quarto sfalcio. La prima procedura Sintel per l'affidamento diretto è risultata inefficace a causa della mancata partecipazione dell'impresa Cattaneo, a cui questa era rivolta, che aveva invece inizialmente dichiarato la propria disponibilità a proseguire per il secondo intervento di sfalcio e che solo in data 30 aprile, data della scadenza della procedura, ha appunto comunicato la sua perdita di interesse a partecipare. È stata pertanto rapidamente ripubblicata una seconda procedura, previa nuova determina a contrarre. È stata pubblicata l'8 maggio con scadenza il 10 maggio ed è andata a buon fine, con aggiudicazione definitiva approvata sempre con determina dirigenziale l'11 maggio e contratto per corrispondenza che è stato inviato il 14 di maggio con inizio dei lavori stabilito al 21 di maggio. La seconda procedura negoziata per i due sfalci successivi, quindi terzo e quarto sfalcio, è stata pubblicata in data 24 aprile 2018 e aveva scadenza 10 maggio. È stata aggiudicata provvisoriamente. Sono in corso le verifiche di legge per procedure e se a buon fine l'aggiudicazione definitiva consentirà di proseguire con il terzo e quarto sfalcio. Ovviamente nel frattempo sono passati dei mesi, quindi questi due affidamenti sono poi stati aggiudicati. L'Ufficio Verde, come accade in tutti i comuni, si occupa da sempre, per la sua specificità tecnica, di definire la programmazione degli sfalci in base alle valutazioni dei dottori agronomi e del dirigente. Non è competenza della Giunta programmare gli sfalci. Il compito della Giunta è fornire le linee da inserire negli appalti, ad esempio il numero di sfalci annuali previsti, le caratteristiche che si vogliono inserire per avere un servizio quanto più efficiente possibile. Nell'appalto biennale sono stati previsti 7 sfalci all'anno, di cui almeno il primo e l'ultimo con raccolta. Siccome nelle migliorie abbiamo inserito il numero di sfalci, quindi se un'azienda offre più di 7 sfalci prende più punti, è altamente probabile che dall'anno prossimo saranno almeno 8 gli sfalci che porteremo a casa, quindi sicuramente un numero più alto rispetto a quelli avuti sino ad oggi. Già questo è un punto di partenza nettamente migliore. Quesito numero 3. Il secondo sfalcio è partito il 21 maggio 2018. Non risulta che la cittadinanza abbia dovuto assistere in questo secondo sfalcio a spettacoli indegni. L'azienda che si occupa del secondo sfalcio risulta essere in linea col cronoprogramma previsto. Quesito numero 4.
Il progetto esecutivo e il bando di approvazione per la procedura aperta per l'appalto biennale del verde sono in fase di approvazione. Come ho detto prima, nel frattempo sono passati un po' di mesi, quindi si stanno concludendo le procedure di aggiudicazione. Seguirà il consueto iter per la pubblicazione, l'esecuzione delle operazioni di gara e di verifiche di legge e l'aggiudicazione definitiva. I soggetti tecnici sono, come di consueto e come avveniva in passato, oltre che come previsto dalle normative, l'ufficio verde, il dirigente di settore, l'ufficio gare e contratti e ovviamente la CUC. Grazie, a lei la parola, consigliera Pe. Grazie assessore per la risposta ampia e articolata, la ringrazio veramente. Mi permetto solo però una cosa, nel senso la risposta è ampia e articolata. Io sarò anche negligente, attenzione però a non giocare le parole, perché dire la ditta non si è rifiutata, è venuto meno l'interesse, nella sostanza la cosa non cambia, anche perché è venuto, io ho detto si è rifiutata di proseguire la collaborazione già in atto, il che significa che è venuto meno l'interesse. Parlo di bando di agosto, luglio, siamo sempre nel periodo estivo, in un periodo estremamente difficile e critico per la pubblicazione di bandi. Detto questo, appunto, la ringrazio per la risposta articolata. Grazie a lei, il tempo scaduto per le interrogazioni. Passiamo alla delibera del Consiglio, al punto 17. Documento unico di programmazione, periodo 2019-2021, presentazione e conseguenti determinazioni, articolo 170,1 del Decreto Legislativo 267-2000. Do la parola al relatore di Commissione, Vincelli. Grazie Presidente, buonasera a tutti. La Commissione si è riunita in data 20 settembre 2018 alle ore 18 per discutere la proposta delibera 360/2018 del 6 settembre 2018, documentazione fatta pervenire ai commissari in data 6 agosto 2018. Dalla Commissione sono emerse alcune osservazioni sia dai commissari che dal pubblico presente, a cui gli assessori presenti hanno prontamente risposto, mentre per l'esposizione completa delle linee programmatiche degli assessori avverrà appunto stasera. Il documento unico di programmazione, il DUP, che la Giunta deve presentare al Consiglio Comunale, è il principale strumento di programmazione per la guida strategica e operativa, con cui il Comune organizza le attività e le risorse necessarie per realizzare i suoi fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della città. Il DUP è composto da due sezioni, la sezione strategica con orizzonte temporale pari al mandato amministrativo e la sezione operativa con orizzonte temporale che coincide con quello del bilancio di previsione previsto per il 30 di novembre. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Do la parola all'assessore Nicoletta Pini. Aggiungo che tutti gli assessori sono invitati per la loro parte di competenza, qualora lo ritenessero opportuno, a illustrare la parte del DUP. Prego. Grazie Presidente, buonasera. Il DUP è un documento unico di programmazione, è quel documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitate, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. Costituisce il primo passo del ciclo della programmazione ed è prerequisito per la redazione del bilancio di previsione. Il DUP si compone di due sezioni, la sezione strategica e la sezione operativa. La strategica individua in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. La sezione operativa, invece, traduce le scelte definite nella sezione strategica in obiettivi operativi che l'amministrazione intende realizzare per ogni missione nel triennio di riferimento. Il DUP, inoltre, raccoglie in un unico strumento una pluralità di documenti di programmazione settoriale con orizzonte temporale triennale, già previsti dalla normativa, quindi piano delle opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programma biennale degli acquisti di beni e servizi e programmazione dei bisogni del personale. Le previsioni 2019-2021 di parte corrente traggono origine, per ovvie ragioni, dai dati di assestamento del 2018.
L'entrata di parte corrente è prevista nel 2019 in euro 77.720.708,32, cui si aggiungono 1.404.776,64 di fondo pluriennale vincolato, mentre la spesa di parte corrente è prevista per 77.371.052,17, cui si aggiungono 1.553.479,49 di oneri per rimborsi, prestiti e mutui. Il quadro normativo di riferimento ad oggi non offre possibilità di manovre sul piano di margini di operatività fiscale di competenza. Per la programmazione 2019-2021 è stata pertanto confermata la politica tariffaria vigente, quindi nessun aumento delle tasse. Anche per il prossimo triennio il pareggio viene conseguito inserendo voci in entrata non strutturali, ma una tantum, per circa 3 milioni di euro, recuperate le quote arretrate di fiscalità e sanzioni al codice della strada. Permane quindi una situazione di sofferenza per quanto riguarda la spesa corrente, anche in ragione ad alcune situazioni concomitanti, come il rinnovo contrattuale dei dipendenti e la progressione degli accantonamenti inerenti al fondo crediti di dubbia esigibilità. Relativamente alle opere pubbliche, si prevedono alienazioni per 1.350.000 nel 2019, che contribuiscono a finanziare, insieme ad oneri di urbanizzazione per 3.700.000 circa, a contributi regionali per euro di 3.156.000 e ad altre voci in un piano delle opere pubbliche 2019 per 11.363.907,43 euro. La previsione di vendita delle farmacie rientra nella programmazione di bilancio 2018, che sarà oggetto di apposita variazione una volta completate le procedure. Entro ora nello specifico dei settori da me amministrati con delega del sindaco. Per il settore economico-finanziario, che comprende il servizio contabilità e tributi, come primo obiettivo strategico abbiamo ovviamente quello di alzare quella famosa percentuale di riscossione delle entrate dell'ente e portarla finalmente a regime, ovvero quanto più verosimilmente possibile e urgente invertire quella percentuale che era il famoso 27% e il famoso 73% dichiarato, errore acclarato e certificato dalla Corte dei Conti, sui quali a oggi credo che proprio nulla si possa aggiungere. La recente sentenza della Corte ci impone un'inversione di tendenza urgente e noi intendiamo rispettare assolutamente questa richiesta, soprattutto quando queste sono desunte da principi contabili precisi e numeri oggettivi. Secondo obiettivo, sempre per l'economico e finanziario, portare a regime gli accertamenti, che in questi anni non sono stati affatto puntuali. Un esempio su tutti il 2015. Dove, con la giustificazione dell'introduzione del sistema digitale SitraWeb, non sono stati effettuati accertamenti per tutto l'anno, quindi zero accertamenti nel 2015. Ovviamente poi abbiamo finalmente iniziato nel 2016, qualcosa si è mosso, per portarlo a regime ci vuole ancora del tempo. Abbiamo lavorato moltissimo nel 2017, stiamo lavorando anche quest'anno, nel 2018, contiamo di portare comunque a regime sicuramente nel prossimo triennio. Per il settore invece ICT, l'impegno del prossimo triennio sarà quello di attuare una programmazione e organizzazione che concretizzi sistemi informativi e soluzioni in grado di trasformare i classici strumenti gestionali laddove trovati in veri investimenti tecnologici. Lo scopo è quello di ottenere una gestione innovativa, efficiente ed economica dei processi e delle procedure interne, capaci di favorire un passaggio a una vera amministrazione digitale, che si avvicini davvero ai cittadini e alle imprese. Perché dico laddove trovati? Perché purtroppo diversi processi sono stati gestiti in autonomia senza un trasparente sistema di gestione. Indispensabile invece in campo pubblico fare largo uso della trasparenza per garantire sistemi di gestione democratici e non clientelari. Attraverso le buone pratiche che intendiamo introdurre, adottiamo la corretta trasparenza e il controllo dei processi. La nostra amministrazione vuole divenire un modello virtuoso. È necessario prendere atto dell'aumentata abitudine dei cittadini e delle imprese ad usare servizi in rete, che siano
che sia da postazioni fisse oppure da mobili. La necessità di recarsi fisicamente a uno sportello e trattare documenti cartacei è divenuta sempre di più un inutile fastidio, viene proprio percepita come tale. La domanda crescente di innovazione non è quindi solo di facciata, ma raccoglie il concreto interesse. Ormai una gran parte dell'utenza è in grado di maneggiare agilmente strumenti che utilizza la tecnologia come mezzo di interazione. Non avere strumenti idonei all'altezza arretra e abbassa la qualità da parte dell'amministrazione che eroga servizi. Il vantaggio a regime sarà un efficientamento della macchina comunale con un notevole risparmio ore lavoro per i dipendenti e il graduale miglioramento del rapporto con il cittadino. Questa ampia premessa introduce quanto fatto quest'anno e spiega quanto verrà implementato nei prossimi 3 anni. È stato introdotto il nuovo sistema di protocollo informatico che vedrà abolita la carta nei prossimi anni, perché con il vecchio protocollo veniva fatta la scansione dei documenti, che però non aveva un valore giuridico. Oggi il valore giuridico lo ha direttamente il documento inserito in via telematica nel nuovo protocollo. Per capirci, stiamo andando verso la dematerializzazione del documento, evitando archivi fisici con la conseguente diminuzione dei costi di gestione. Andiamo verso la digitalizzazione totale dei fascicoli per ottimizzare e rendere più agile nel tempo il lavoro stesso della macchina comunale. Verrà avviato lo sportello telematico che in questi mesi ha visto impegnati gli uffici e a breve vedrà anche la città impegnata in un progetto di formazione. È uno strumento che gestisce e smista le istanze inviate dal cittadino verso l'ente. Gestirà ovviamente in via trasversale tutto l'ente, quindi dall'educazione ai tributi, la polizia locale, ci sono diverse, tutte quelle che possono essere le interazioni che avverranno tra il cittadino e il comune. Quindi possono essere l'iscrizione degli asili, gli asili nido, le scuole, per i tributi, le dichiarazioni imposte di soggiorno, ravvedimento operoso, IMU, TARI, TASI, la polizia locale per l'occupazione del suolo pubblico, la rateizzazione delle sanzioni, per l'anagrafe, l'aggiornamento dell'anagrafe, l'ampliamento del nucleo familiare, per il sociale, gli assegni di maternità, i contributi per abbattimento delle barriere architettoniche, servizi demografici, cambio nome o iscrizione delle liste elettorali, iscrizione coppie di fatto, andrà a prendere tutto quello che è il vero funzionamento, cioè la macchina comunale per intero. Numerosi saranno i processi che cambieranno, dovremo arrivare a circa 500 processi ora del completamento di questo progetto. Al via sono già partiti su App e SUE nel 2017. Per il resto partiremo nei prossimi mesi. Grazie. Grazie a lei, Assessore. C'è qualche altro Assessore? Vuole presentare il DUP? Prego. Assessore D'Amico, prego. Sì, stando nei tempi non si può illustrare completamente tutto quello che riguarda i settori di mia competenza, però vorrei almeno toccare le cose principali, mi sembra corretto farlo in questa sede, in quanto è la sede pubblica dove si presentano le cose e dove si discutono, e quindi ritengo importante almeno dire due parole su alcuni dei punti fondamentali di quello che noi intendevamo fare e quello che col andare avanti dell'amministrazione abbiamo inserito nel DUP in modo da poterlo realizzare. Ci siamo dati degli obiettivi. Iniziamo dalla parte che ritengo che fosse deficitaria a Sesto San Giovanni, che era quella della sicurezza. E come ben sapete abbiamo dato una nuova linea di condotta alla polizia locale, che è quella di non essere solo il vigile urbano che fa le contravvenzioni, ma quella di essere a tutti gli effetti agenti anche di polizia giudiziaria e quindi di partecipare concretamente al mantenimento della sicurezza, a fornire sicurezza
in città, ai nostri cittadini. E devo dire che dopo questo primo anno di applicazione delle norme sugli allontanamenti cosiddetti DASPO urbani, il calo sensibilissimo dei reati ci ha dato ragione e noi per questo vogliamo continuare. Ci siamo dati un minimo nel DUP di 100 allontanamenti all'anno, cosa che noi ormai abbiamo già superato ampiamente, perché in un anno, si può dire, di lavoro, dall'agosto dell'anno scorso ad oggi, siamo arrivati a 300, abbiamo superato i 330 allontanamenti, e devo dire che di questi 330 si è capito che queste persone non erano persone che erano qua a farsi una passeggiata, perché almeno un terzo sono stati portati o in questura o in carcere direttamente, perché erano ricercati. A volte ci hanno invitato a portarli direttamente, l'autorità giudiziaria, direttamente in carcere. A volte li abbiamo portati in questura perché erano clandestini e quindi dovevano essere identificati per l'espulsione, o perché avevano degli ordini di rintraccio, perché coinvolti in procedimenti penali che, come sapete, spesso vengono rilasciati e poi spariscono. Quindi noi ne abbiamo rintracciati molti e grazie al nostro lavoro queste persone sono state oggetto di rintraccio dall'autorità giudiziaria e notifica di provvedimenti giudiziari che sennò sarebbero andati persi, perché non venivano rintracciate le persone. Molti sono stati messi nei centri proprio per l'espulsione effettiva, e tutto questo lavoro ha fatto sì che i reati siano calati sensibilmente. L'abbiamo presentati, non sarò qua a elencare ogni tipo di reato perché abbiamo fatto anche una conferenza stampa su questo, però voglio ricordarne solo alcuni. Quel dato delle violenze sessuali, che meno 50% di violenze sessuali, ritengo che sia un risultato importantissimo. E i furti sono calati del 30%, 25% le rapine, e non solo, non è solo un lavoro che ha coinvolto queste tipologie di reati, ma è un lavoro che ha portato anche la diminuzione sensibile di circa il 25% anche degli incidenti stradali. Quindi questo metodo di lavoro che abbiamo implementato anche con l'acquisto di attrezzature atte a rendere la polizia locale più funzionale, come il Targo OK, che identifica le targhe di chi non ha l'assicurazione, quindi ti blocca in diretta, ti dice chi passa senza assicurazione in modo che lo possiamo fermare immediatamente, ci ha dato la possibilità di fare un grande lavoro proprio di prevenzione, e i risultati sono straordinari. Quindi nel DUP noi preveniamo di continuare su questa linea di tolleranza zero contro i delinquenti, contro chi viene qua a far pasticci, contro chi crea caos nella nostra città. E ci siamo dati, come dicevo, un limite minimo di 100 ordini di allontanamento che quest'anno abbiamo già straordinariamente superato. Speriamo di doverne fare sempre meno, perché allontanando, si spera che ne arrivino poi meno e quindi la città diventi sempre più libera. E in effetti devo dire che ultimamente i risultati sono molto buoni, si vede la differenza tra Sesto San Giovanni e Milano quando si cammina per strada. Abbiamo anche inserito la possibilità, e quindi ci stiamo muovendo, prendendo dei contatti per valutare la possibilità anche di fare degli accordi, convenzioni con i comuni limitrofi per eventuali servizi comuni, ad esempio anche il quarto turno, perché vi devo dire che uno dei nostri obiettivi è quello di arrivare a pieno organico. Pieno organico di polizia locale vuol dire arrivare a 100 uomini quando noi abbiamo trovati almeno il 25% in meno. Abbiamo inserito nel piano di assunzioni
gli agenti di polizia locale, quindi faremo il bando per gli agenti di polizia locale, però i limiti economici dovuti a tutto quello che è successo, che sapete non è cosa da poco, probabilmente non ci permetteranno di assumere 25 agenti, ne assumeremo quanti potremo, intanto forse con delle possibilità di accordi potremmo fare anche l'ultimo, il quarto turno notturno, sgravando le altre forze dell'ordine della rilevazione dei rilievi degli incidenti stradali. Devo dire che il quarto turno è nel nostro programma, però io ritengo che sia corretto non sguarnire i tre turni attuali per fare un quarto turno quando l'organico non ci consente di fare tutti i turni a pieno titolo. Quindi io preferisco fare tre turni bene piuttosto che farne quattro male con l'organico attuale. Appena avremo l'organico sufficiente potremmo fare anche direttamente con i nostri uomini il quarto turno, se no questi possibili accordi potrebbero darci una soluzione. Altri punti sono il patto per la sicurezza per le case popolari, perché ci siamo accorti che ci sono degli abusi nell'utilizzo delle case popolari. In base a segnalazioni, i controlli che abbiamo fatto ci hanno testimoniato che ci sono i furbi che si fanno assegnare la casa popolare perché hanno la famiglia, perché hanno lo sfratto, perché hanno tutti i bambini, e poi dopo ci troviamo dentro la casa piena di letti a castello che affittano al mese a 150-200 euro a posto letto al mese. Quindi queste cose non sono tollerabili, ma visto che il patrimonio è molto grande e siamo a 1500 case ALER e 1000 case più o meno ERP, abbiamo bisogno di un piano grande, importante, e quindi noi stiamo concludendo la predisposizione di un patto per la sicurezza che coinvolga non solo il nostro ente ma anche ALER, perché 1500 appartamenti sono di ALER, la prefettura che ci deve dare il supporto delle altre forze dell'ordine per entrare nei casi più difficili, dove non possiamo andare solo con i nostri uomini, perché se ci sono rischi anche di terrorismo i nostri uomini della polizia locale non sono attrezzati, addestrati per fare anche quello. Quindi nei casi di necessità, col patto per la sicurezza con la prefettura, avremo il supporto di polizia di Stato, carabinieri e tutto quello che deve arrivare, ed ALER ovviamente, la quarta gamba è ALER. Quindi tutti assieme noi concorreremo Regione Lombardia, alle quali chiederemo magari anche un contributo per gli straordinari del nostro personale che dovrà fare le verifiche, e a quel punto potremo entrare nelle abitazioni. E devo dirvi che io sono convinto che anche se noi non stiamo costruendo abitazioni pubbliche in questo momento per darle a chi ne ha bisogno, con questa operazione noi saremo in grado di liberare appartamenti che adesso sono usati in modo improprio per darli alle persone che davvero ne hanno bisogno, tenendo conto delle nuove regole della regione che sono molto stringenti, e noi stessi applichiamo in modo ferreo, come lo voglio dire, il controllo dell'insussistenza di beni immobili all'estero per gli stranieri. Perché non è tollerabile che se un italiano è proprietario di un'abitazione non può avere una casa popolare e lo straniero non ci dichiari se ha al suo paese di origine delle case o no. Quindi noi controlleremo e stiamo controllando in modo molto ferreo l'insussistenza o meno di case nel loro paese di origine degli stranieri. Un'altra cosa che abbiamo già dato concretezza, alla quale abbiamo già dato concretezza, ma continueremo a fare, quella di ricerca di fondi statali e regionali europei per finanziamenti di videosorveglianza soprattutto e di attrezzature. Abbiamo già chiesto un finanziamento allo Stato per la videosorveglianza per gli ingressi nella nostra città, vogliamo coprire tutti gli ingressi a Sesto San Giovanni da telecamere, in modo che noi siamo in grado, nel caso succeda un fatto illecito, di andare a controllare tutti quelli che sono entrati e usciti, controllare le targhe, andare a beccare i delinquenti. Che sappiano
quelli che vengono a delinquere, che vogliono venire a delinquere allo stesso San Giovanni, che avranno vita dura, sempre più, sarà sempre più dura la vita per i delinquenti a stesso San Giovanni. E quindi con soldi che abbiamo già ottenuto dalla Regione abbiamo comprato queste attrezzature che ci permettono di individuare le macchine che viaggiano senza assicurazione. Speriamo di ottenere questi finanziamenti dallo Stato anche per le telecamere e anche abbiamo partecipato a un bando regionale anche per telecamere interne, non solo quelle di controllo di tanti accessi a Sesto, che è una città interconnessa completamente con Milano e con quello che abbiamo attorno, e quindi sono molti i varchi. Altre cose che abbiamo inserito nel DUP è quello della creazione del gruppo di ausiliari della sosta, perché questo ci consentirà di sgravare sempre di più gli agenti della polizia locale da quell'operazione che comunque serve, che è quella del controllo delle soste. Che adesso fanno, ma la direttiva, e lo dico perché è una linea politica, prima fanno gli agenti di polizia giudiziaria e poi fanno anche le soste, ma io non spreco degli agenti addestrati a fare anche la polizia giudiziaria che vanno in giro armati solo per andare a dare la contravvenzione a chi ha messo la macchina a mezzo centimetro fuori dalla riga. Allora, tutti i casi di sosta selvaggia, di sosta indiscriminata, di sosta che dà fastidio, pericolosa, vengono puniti. Ma come sappiamo, una città come Sesto San Giovanni, se volessimo potremmo usare tutti i nostri 70-80 agenti solo per far soste, perché ci sono così tante posizioni e così tante auto che se si vuole si può far solo quello. Secondo me l'obiettivo non deve essere quello, l'obiettivo deve essere quello di fare quello che abbiamo fatto, di far diminuire sensibilmente i reati e punire le soste selvagge, ma per dare una copertura maggiore abbiamo bisogno di persone dedicate alla sosta. E quindi la nostra volontà è di creare gli ausiliari della sosta. Non è semplice, perché devono essere dipendenti dall'amministrazione, le assunzioni per noi è un problema farle, però proveremo a fare una ricerca interna e vedere se possiamo anche in qualche altro modo trovare del personale. L'abbiamo voluto inserire perché lo riteniamo importante, come abbiamo inserito anche i nonni vigili, perché ritengo che sia utile a tutti che le persone anziane, che sono ancora in forma, e se noi vediamo i numeri che abbiamo qua elencato nell'inizio di questo documento, vediamo quante persone anziane abbiamo a Sesto San Giovanni, ce ne sono migliaia e migliaia di persone dai 65 anni in su. E queste sono persone che spesso sono in pensione e rimangono magari chiuse in casa a guardare la televisione quando potrebbero essere fuori a dare una mano ai più giovani, ad esempio davanti alle scuole o ai bambini nei parchi, per i quali noi prevediamo con i nonni vigili di dare una copertura di controllo. E quindi vorremmo fare in modo che i più anziani possano vivere a stretto contatto con i più giovani, non solo per aiutarli e garantire una sicurezza, ma magari anche per dargli dei consigli, perché quando al parco giochi ci sono gli anziani che controllano, poi coi bambini possono interagire, possono trasmettere qualche esperienza importante. Avremmo anche una cosa, l'abbiamo inserita anche qui nel DUP, una cosa che portiamo a Sesto San Giovanni nel 2019, che è una parte delle gare delle Olimpiadi della polizia. Verrà organizzato nel 2019 questo grande evento delle Olimpiadi della Polizia, ci saranno poliziotti da tutto il mondo che verranno in Italia a gareggiare. Noi siamo riusciti a portare a Sesto San Giovanni alcune gare, dovrebbero essere qui se tutta questa operazione delle Olimpiadi della Polizia troverà la possibilità di essere finanziata dai finanziatori. Un'altra cosa che vogliamo continuare, l'abbiamo inserito nel nostro DUP, è la collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Carabinieri di Sesto San Giovanni, perché
riteniamo che sia un gruppo di persone molto valide e molto utili, da utilizzare in diverse situazioni come protezione civile, ma non solo. Possono essere quelli che danno un po' la linea e il controllo più generale al gruppo dei nonni vigili. E in più abbiamo l'intenzione di continuare quell'accordo per la protezione civile col gruppo di Cinisello, gruppo autonomo di Cinisello di protezione civile, col quale abbiamo già un accordo e che utilizzeremo come formatori per il gruppo comunale di protezione civile di Sesto San Giovanni che vogliamo costituire. Non c'è mai stata la protezione civile, non c'era quando siamo arrivati il gruppo comunale di protezione civile, questa è una cosa ritengo grave, noi lo vogliamo creare, vogliamo avere persone di Sesto pronte a intervenire quando succede qualcosa, sperando che non succeda, ma in ogni caso pronte a intervenire. Devo dire che fino ad oggi, quando c'è stata la necessità, come nello scoppio della palazzina di via Villoresi, il gruppo di Cinisello è intervenuto assolutamente velocemente. Qui mi fanno segno che il mio tempo è finito, penso di aver rubato un po' di tempo ad altri assessori che magari non intervengono e quindi magari mi faccio proprio usurpo il tempo degli altri. Però mi sembrava corretto elencare almeno un po' di cose, penso che ci siano ancora tante altre cose da dire, però probabilmente, visto che in futuro ci saranno dei consigli comunali dove si parlerà ad esempio della casa, forse quei temi li possiamo poi trattare in altri momenti, perché non voglio comunque, visto che sto già parlando da più dei miei 10 minuti consentiti, non voglio rubare troppo tempo agli altri assessori e consiglieri, poi comunque sono qui per rispondere a eventuali domande. Grazie. Grazie a lei, assessore. Do la parola all'assessore Roberta Pizzocchera. Grazie, Presidente. Allora, per quanto riguarda il DUP, io partirei dalla missione 4, quindi istruzione e diritto allo studio. Le linee di questa amministrazione per i prossimi anni saranno incentrati sull'intendere lo spazio scolastico come luogo fondamentale e importante per lo sviluppo proprio educativo. Quindi la qualità dei contesti, degli spazi interni ed esterni, proprio vissuti come luoghi di relazione e di apprendimento. Quindi l'aula come luogo di apprendimento e quindi questa capacità dell'aula di trasformarsi in base alle esigenze dei ragazzi e dell'apprendimento, non intesa come un luogo fisso dedicato a una lezione frontale. Questo potremo già avere nel 2019 un esempio di che cosa intendiamo con l'importanza dei luoghi interni ed esterni della scuola, proprio grazie ad un progetto che si chiama Fare Scuola, un progetto ideato dalla Fondazione Reggio Children di Loris Malagutti e da Enel Cuore, che hanno scelto la città di Sesto San Giovanni per sviluppare questa progettualità. La progettualità intende modificare il luogo scolastico come un luogo di apprendimento e hanno chiesto di individuare una scuola di periferia, una scuola dove esistono delle criticità strutturali e una periferia che si intenda una periferia con delle complessità. Ecco che quindi già nel 2019 avremo questa opportunità. Sempre l'amministrazione intende privilegiare l'approccio laboratoriale al sapere
e non l'approccio frontale e lineale. Ma già nelle nostre scuole di Sesto San Giovanni, visitandole, trovo che molti docenti, molti maestri e dirigenti scolastici stanno già abbracciando questi nuovi approcci. Ecco, l'amministrazione comunale sarà al loro fianco per un sostegno, come facilitatore per questo loro percorso. Equipaggiare di fatto i ragazzi, i bambini, le bambine di strumenti proprio volti a sviluppare le proprie identità, la propria autonomia di pensiero, quindi sviluppare una capacità critica e anche analitica è importante, ed è sempre più importante proprio crescere delle nuove generazioni che siano in grado di valutare gli elementi del mondo, le cose del mondo attraverso non dei paradigmi mentali precostituiti, ma che siano proprio in grado di costruirsi delle verità attraverso la capacità di osservare ciò che gli accade intorno. E da qui viene appunto la proposta di una progettualità legata alla filosofia per ragazzi, Philosophy for Children, sviluppata in Italia dal CRIF, che prende spunto proprio dal programma sostenuto dalla divisione Philosophy dell'UNESCO. Che cosa si intende con questa progettualità? Aiutare i ragazzi ad avvicinarsi alla pratica filosofica, quindi a sviluppare come dire, la scuola come una comunità in grado di fare ricerca filosofica. Da qui potrebbe poi nascere un consiglio comunale dei giovani. Perché dico da qui potrebbe nascere? Proprio perché come è inteso dall'attuale amministrazione, un consiglio comunale dei giovani può essere un vero e proprio organo consultivo dell'assessorato alle politiche giovanili. Chiaramente i ragazzi devono allenarsi, no? E quindi abbiamo trovato la filosofia e comunque sviluppare proprio la pratica filosofica come uno degli strumenti idonei per equipaggiare i ragazzi nello sviluppare il proprio pensiero, un po' come avveniva nella scolè, che era un luogo proprio che possiamo quasi dire pensatoio. Quindi passando invece sempre alla scuola superiore, un elemento interessante che in questo DUP abbiamo messo in evidenza è proprio la collaborazione tra la scuola e il territorio. La collaborazione degli studenti delle scuole superiori attraverso vari strumenti che possono essere l'alternanza scuola-lavoro, di occuparsi anche dei bisogni del territorio. Quindi con alcune scuole, le scuole che aderiranno a questo progetto, potremmo sviluppare un contributo da parte di questi ragazzi volontaristico presso le abitazioni anche dei nostri anziani o delle persone che hanno delle difficoltà per attuare, mettere in pratica ciò che a scuola hanno imparato. Ad esempio gli istituti tecnici di elettrotecnica potranno, sempre con un percorso di alternanza scuola-lavoro, intervenire in luoghi dove i nostri assistiti appunto del reparto sociale possono avere delle necessità. In questo siamo già avanti, nel senso che abbiamo già parlato con alcuni dirigenti scolastici. Da una parte loro sarebbero interessati per invogliare i giovani ad attività di volontariato, dall'altra parte però riconoscere a questi ragazzi dei crediti scolastici. Rimanendo sempre nel mondo della scuola e dell'educazione, sono i percorsi di educazione alimentare.
Prima di tutto, da sempre noi diciamo che la mensa è intesa come tempo scuola, quindi un luogo dove si impara a condividere uno spazio e anche delle attività come appunto la condivisione del cibo. Sviluppare dei laboratori su intesi come il cibo come piacere e come piacere gustativo e come piacere visivo, in particolar modo nelle classi ovviamente di studenti di giovane età, alla scuola dell'infanzia e alla primaria, e poi il cibo inteso come prevenzione di patologie. Un elemento che non dobbiamo trascurare è l'aumento di casi di anoressia presso gli under 11 e presso non solo le ragazze ma anche i ragazzi. Ecco, questo allarme che spesso passa in sordina esiste, e quindi progettualità che intendano sensibilizzare le associazioni sportive, le famiglie e le scuole, intitolato Mai più anoressia. Quindi veniamo al tema dell'integrazione. Il bando FAMI, che in questi giorni ha comunque suscitato parecchia discussione in città. Il bando FAMI 2018, a cui abbiamo partecipato e che abbiamo vinto, verrà sicuramente posto in essere. In realtà il bando FAMI poi si divide in due strade: il bando FAMI specifico sui bambini all'interno delle scuole, e invece il bando FAMI 2 che intende lavorare, aiutare i genitori di lingua diversa dalla lingua italiana o di origini provenienti da paesi esteri, l'integrazione culturale, linguistica, nonché l'acquisizione di competenze anche che abbiano poi uno scopo lavorativo, e si intende il secondo bando a cui abbiamo partecipato ad agosto. Quindi di fatto questa amministrazione vuole sviluppare una politica dell'integrazione intesa ad equipaggiare i giovani, i ragazzi, i bambini di tutti quegli strumenti che gli possono consentire di orientarsi all'interno di questo nuovo paese, se provengono da poco tempo, se sono giunti in Italia da poco tempo, o comunque fornire ai genitori un equipaggiamento che gli consenta di trovare un'autonomia soprattutto di tipo lavorativo ma anche di gestione della quotidianità all'interno appunto di Sesto San Giovanni e della nostra città. Ovviamente il tempo a mia disposizione è poco, abbiamo tutte le politiche sociali, dico proprio alcuni accenni per quanto riguarda le disabilità. Abbiamo a cuore uno sviluppo di luoghi che possano sostenere patologie ad oggi trascurate all'interno della città, come lo spettro autistico. Con la vicina Cinisello abbiamo un luogo molto efficace che è Forma Officina, ma loro stessi mi dicono che i ragazzi che hanno come problematica l'autismo o lo spettro autistico purtroppo in quel luogo non possono accedervi. Ecco, rientra sicuramente nella nostra attenzione riuscire a sviluppare un luogo idoneo a loro. Così anche su tutte quelle disabilità che potrebbero non rientrare nel CDD che la nostra città ha ed è gestito, devo dire, in modo impeccabile. Quest'anno l'amministrazione ha proprio raccolto delle reazioni, delle
delle positività da parte delle famiglie che hanno i ragazzi presso il CDD, ma il CDD purtroppo non aiuta tutte quelle patologie, quelle situazioni meno gravi. Anche qui l'amministrazione cercherà di avere un occhio di riguardo per tentare di sviluppare luoghi più idonei alle disabilità meno gravi. Ecco, credo che il mio tempo sia terminato, per cui eventualmente in un'altra occasione potremo appunto approfondire gli altri temi. Grazie. Grazie a lei. Si è prenotata l'assessore Magro. Prego, assessore. Grazie Presidente. Inizierei dai servizi demografici, cioè da quei servizi che si occupano di tutti gli eventi che riguardano la popolazione residente, dalla nascita fino alla morte. Le recenti modifiche normative hanno portato a un aumento del carico di lavoro per i servizi demografici di tutto il Paese. Ovviamente, siccome sono modifiche che provengono a livello nazionale, quindi dal Ministero, a queste non è seguito un adeguato rinforzo delle risorse umane. Per cui noi ci siamo trovati ad avere appunto il personale con un carico di lavoro eccessivo. Basti pensare che i servizi demografici si occupano delle pratiche più svariate, come la formalizzazione delle cittadinanze, le pratiche di separazione e di divorzio, le DAT, disposizione anticipata di trattamento, e da ultima la carta d'identità elettronica. Per cui ci siamo concentrati appunto sulla riorganizzazione del personale. Abbiamo anzitutto eliminato alcuni servizi, come per esempio l'assistenza alla compilazione dei permessi di soggiorno, non perché non fosse importante, ma perché essendoci dei soggetti che già lo fanno in altre sedi, dovendo lavorare in un'ottica emergenziale, abbiamo dovuto eliminare questo tipo di attività. Abbiamo poi ridotto la fascia oraria del martedì, la fascia dalle 18 alle 20, perché da un'analisi dei flussi era appunto un dispendio di risorse mantenere attiva quella fascia. Questo però ha consentito di poter implementare le fasce mattutine, pomeridiane e anche del sabato, che sono quelle attualmente molto richieste. Questo ha portato a aprire 5 sportelli per l'emissione della carta d'identità elettronica, quindi siamo passati da 2 a 5 sportelli, aumentando notevolmente il tipo di servizio offerto ai cittadini. Ad oggi, dal 17 settembre, a Sesto San Giovanni è possibile non prendere più l'appuntamento per richiedere la carta d'identità elettronica. Questo è un risultato di cui siamo particolarmente orgogliosi, perché non tutti i comuni riescono ad arrivare appunto a questo risultato, essendo una procedura abbastanza complessa e vincolata, perché richiede un tempo standard prestabilito appunto. Ovviamente il servizio si occupa anche del controllo delle residenze e di tutti quegli atti, come dicevo prima, che sono anche ricaduti a seguito delle nuove normative. Per quanto riguarda la missione 5, quindi passiamo alla cultura e alle pari opportunità, la finalità della missione è la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale. In che modo decliniamo queste finalità? Attraverso ad esempio la partecipazione a bandi per reperire le risorse economiche necessarie, sia alla valorizzazione degli edifici, quindi la valorizzazione materiale, come ha spiegato prima il mio collega Maurizio Torresani, sia alla valorizzazione immateriale tramite le iniziative culturali che poi voi vedete nel corso dell'anno. Vi è poi una parte di attività che finanziamo invece con risorse proprie dell'ente o con sponsorizzazioni, oppure collaborando proficuamente con le associazioni del territorio con le quali abbiamo sviluppato diverse iniziative che avete già avuto modo di vedere durante l'anno e che vedrete anche nei prossimi mesi. Abbiamo calendarizzato una serie di iniziative un po' più grandi, sia per estensione temporale che per impegno di risorse, come per esempio la rassegna Giardini e Ville Storiche in Musica e Cantar di Maggio, due iniziative che sono volte a valorizzare da un lato il patrimonio storico della nostra città, dall'altro il patrimonio enogastronomico e culturale di tutte le regioni che compongono il nostro paese. Abbiamo poi le attività con la nostra biblioteca civica, che si occupa da un lato di diffondere la storia locale, dall'altro di avvicinare alla lettura tutte le fasce di popolazione da 0 anni in su.
Dopo un primo anno di sperimentazione abbiamo provveduto ad affidare la gestione delle civiche scuole al consorzio bibliotecario, questa volta con un affidamento triennale, e questo ha consentito al gestore, di strutturarsi maggiormente anche per porre in essere le migliorie necessarie. Abbiamo poi predisposto il bando per l'affidamento del carro ponte, perché era in scadenza. Una peculiarità di questo bando è che per la prima volta si è fatto esplicito riferimento all'offerta tecnica proposta dai vari concorrenti, quindi non abbiamo dato peso solo all'offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche alla qualità delle attività che andranno poi a svolgersi al carro ponte, perché l'obiettivo è quello di farlo diventare ancor più un polo di aggregazione, sì, ma che abbia un certo spessore anche culturale. Passando alle pari opportunità, finalità dell'ufficio e dell'assessorato è la promozione dell'uguaglianza di genere tramite incontri formativi e informativi, dunque diffondere la cultura delle pari opportunità. Il settore non è strutturato per fare interventi, per esempio, di abbattimento delle barriere architettoniche. Spesso i cittadini mi chiedono, c'è quel marciapiede che non è fruibile dai passeggini o dalle carrozzine, eccetera. Noi non abbiamo al nostro interno né un appalto apposito né tecnici per fare queste attività, che sono di competenza dei lavori pubblici. L'obiettivo dell'assessorato però è quello di diffondere la cultura delle pari opportunità e di fare anche da connettore con i settori che sono sicuramente più specializzati rispetto ai nostri. Durante l'anno saranno organizzati eventi, presentazioni di libri e flash mob sul tema appunto delle pari opportunità a 360 gradi. Abbiamo aderito al bando di Regione Lombardia a progettare la parità in Lombardia, siamo in attesa del risultato e abbiamo dato il via allo sportello CIDEF. Passando alla missione 9 del settore ambiente, l'obiettivo dell'assessorato e del settore è la gestione di tutti i servizi connessi alla tutela, all'igiene e al risanamento ambientale, oltre che alla salvaguardia e manutenzione del patrimonio verde, dell'arredo urbano e della tutela animali. Per quanto riguarda la tutela ambientale, l'ufficio si occupa principalmente delle attività di bonifica. Abbiamo riallacciato i rapporti con la Regione Lombardia per quanto riguarda due grossi progetti, da un lato il Parco delle Torri e dall'altro la riperimetrazione del SIN. Il SIN è il sito di interesse nazionale, quindi un'area della nostra città ovviamente oggetto di bonifica. Questo perché in Regione sono disponibili da diversi anni dei finanziamenti, noi stiamo cercando di sbloccare le procedure burocratiche per portare a casa i finanziamenti e quindi avviare le bonifiche. Proseguono poi le attività sugli impianti termici, sull'acustica e sulla gestione dell'amianto negli edifici della città. Per quanto riguarda l'igiene ambientale, abbiamo richiesto una puntuale verifica degli obblighi previsti dal capitolato. Questo ha portato in questo primo anno di mandato a fare circa un centinaio di contestazioni al gestore per un importo complessivo pari a 150.000 euro. Quindi sono stati contestati 150.000 euro per servizi ovviamente non svolti adeguatamente. Abbiamo provveduto a estendere la raccolta dell'umido a una nuova zona della città e entro dicembre del 2018 arriveremo a regime coinvolgendo l'intera popolazione. Abbiamo poi provveduto a installare due telecamere mobili, che ovviamente non sono la soluzione a tutti i mali, però è un primo passo per combattere l'abbandono dei rifiuti e delle discariche abusive. Abbiamo poi voluto implementare il nucleo di controllo e quindi tramite un bando di assunzione andremo a implementarlo da 3 a 10 unità. Proseguirà l'iniziativa Puliamo il Mondo, rivolto alle nostre scuole del territorio. Per quanto riguarda la tutela animali, l'ufficio è attualmente sguarnito di personale dedicato e con competenze specifiche e quindi ad oggi si rende necessario andare a individuare appunto un gestore, perché vogliamo avere un servizio che funzioni e che rispetti le necessità dei cittadini, ovviamente anche degli animali. Abbiamo calendarizzato l'iniziativa di un parco quattro zampe. È un'iniziativa che ha l'obiettivo di far conoscere alla cittadinanza il mondo dei nostri amici a quattro zampe e soprattutto le potenzialità che gli animali hanno,
perché vanno a coinvolgere tanti aspetti della nostra vita. Oltre a essere animali da compagnia, ci aiutano per esempio negli eventi naturali catastrofici o in situazioni di emergenza, piuttosto che con persone che hanno difficoltà, e tante volte le persone non lo sanno o c'è chi fa finta di non saperlo, quindi abbiamo organizzato un intero weekend all'anno dedicato appunto a questo mondo. Per quanto riguarda il servizio verde, l'ufficio non disponeva appunto di un adeguato appalto, per cui il lavoro principale è stato fatto proprio sul reperimento delle risorse necessarie per andare a strutturare un appalto pluriennale che consenta quindi un'adeguata manutenzione del nostro patrimonio verde. Proseguiranno le attività di Giardino Prezioso, di Vivi il tuo parco e di Bene Comune, che solo nel primo anno di mandato ha contato una ventina di nuove aree sponsorizzate o adottate. Sono al vaglio sempre dell'Ufficio Verde la mappatura delle aree cani e dello stato di manutenzione dei nostri giochi, in modo tale da programmare poi sul lungo periodo la manutenzione e la riqualificazione laddove necessario. Con la recente riorganizzazione abbiamo accorpato all'Ufficio Verde anche la parte di disinfestazione, quindi topi, zanzare, blatte, eccetera. Questo perché tante volte non si andava in concomitanza con gli sfalci del verde. E magari capitava che si faceva l'intervento contro le zanzare con l'erba alta, poi dopo due giorni l'erba veniva tagliata e quindi si vanificava il procedimento. Il settore ambiente ha poi programmato la revisione di tutti i regolamenti, ovviamente nelle parti che si renderanno necessarie, e già nei prossimi giorni andrà in commissione il regolamento degli orti. Vorrei fare una piccola nota sullo smaltimento rifiuti. Leggo quindi una nota tecnica. Per gli impianti di smaltimento rifiuti si era proceduto fino a gennaio 2018 con una proroga dei contratti stipulati da Core. Problematiche riscontrate. I contratti che Core aveva sottoscritto con i diversi gestori erano scaduti a giugno 2016. E il Comune non poteva subentrare a Core, non essendoci un atto di cessione dei contratti, e di fatto i contratti non erano appunto più in essere. Non era stata avviata una procedura a evidenza pubblica, così come previsto dal codice dei contratti, e non erano stati acquisiti i CIG. I CIG sono i codici identificativi di gara. Al fine di regolarizzare le procedure in tempi rapidi, abbiamo proceduto a fare 11 affidamenti diretti nei limiti consentiti dalla normativa. In pendenza della conclusione dell'iter per l'affidamento per 18 mesi abbiamo prorogato, ex articolo 106 del codice degli appalti, i contratti in essere seguendo l'iter previsto dalla normativa. È stata inoltre predisposta la bozza per la concessione tramite procedura a evidenza pubblica degli spazi per il posizionamento dei cassonetti per la raccolta degli abiti usati. Volevo fare un invito all'avvocato Piano in qualità di presidente della commissione controllo, di convocare appunto una commissione su questo tema per fare un po' di luce, un po' di chiarezza su questa questione, che è sicuramente di una certa rilevanza. Quindi da parte mia e dell'assessorato c'è tutta la massima collaborazione anche a fornire la documentazione necessaria. Grazie. Grazie a lei, assessore, grazie per aver contenuto i tempi. Do la parola all'assessore La Miranda. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ma andrò veloce. I capitoli del DUP che interessano, diciamo, questo assessorato sono principalmente missione 8, che investe l'urbanistica del settore territorio, e la missione 10, che è il trasporto pubblico locale e la viabilità e infrastrutture stradali. Gran parte di quello che è previsto nel DUP ha già trovato origine in quest'anno di amministrazione. Molte delle delibere che adesso vi andrò a citare costituiscono i capitelli per il lavoro da sviluppare nei prossimi anni. Per quanto riguarda la questione dell'urbanistica del settore territorio, come voi tutti sapete, una delle prime delibere che abbiamo portato avanti è stata quella dell'avvio della variante del PGT, che è la famosa delibera del 23 gennaio 2018. Con questa abbiamo introdotto una serie di principi innovativi per il territorio di Sesto San Giovanni, in parte mutuando principi già consolidati nella legge regionale, in parte sull'esperienza di altre città che circondano il nostro territorio. L'obiettivo finale, come già sapete, è quello di concludere tutto l'iter nel dicembre 2020, quindi con l'approvazione definitiva del nuovo piano di governo del territorio.
All'interno di questo mi piace ricordare che abbiamo già individuato un meccanismo premiale per la salvaguardia e risparmio del territorio e consumo di suolo, che è quello che io amo definire una indennità a costo zero, che è quella della salvaguardia delle aree verdi, ma al tempo stesso con il riconoscimento di un indice di edificabilità trasferibile che costituirà l'indennità cosiddetta compensativa per il vincolo a verde che porremo sulle varie aree ancora non edificate. In questo ambito cercheremo per quanto possibile di rigenerare i PI attualmente stantii. PI Marelli siamo subordinati ovviamente al buon esito delle trattative che ha in corso il fallimento con i promissari acquirenti. Per quanto riguarda invece il PI Vulcano, abbiamo già preannunciato in commissione che è stata depositata un'istanza di chiusura e di contabilizzazione delle opere pubbliche fatte e del relativo controvalore di SLP di diritto edificatorio. Ci appronteremo, credo, anche nel breve e comunque in concomitanza, in collegamento con la variante al PGT, a fare una variante del decappaggio, che come voi sapete uno dei vincoli per poter intervenire è elevare il vincolo sul famoso edificio curvo, che consentirà di ridisegnare l'ambito dei servizi a domanda pubblica. Per quanto riguarda poi la questione sempre nell'ambito dell'urbanistica e della tutela del territorio, ovviamente avremo anche una questione legata agli edifici in generale, gli edifici pubblici, sia quelli di accesso del pubblico sia quelli che sono più noti come i nostri plessi scolastici. Come vi abbiamo detto, stiamo facendo una mappatura a 360 gradi, non solo nell'ambito, nell'aspetto delle manutenzioni occorrende, ma anche nell'ambito, nell'aspetto più interessante e importante, che è quello della struttura e dell'assetto sismico, che sono diventate tutte dell'assetto sismico e dell'antincendio CPI, che sono essenziali alla buona prosecuzione di ogni singola struttura. All'interno di questo poi via via vi presenteremo un piano di interventi cui assolviremo in parte con i ricavati eventuali delle dismissioni dal piano che è allegato al DUP di previsione e al bilancio consolidato, e in parte poi lo reperiremo attraverso la partecipazione a bandi di finanziamento, non ultimo quello che abbiamo fatto a giugno di quest'anno per la scuola Don Milani, la Forlanini e la Marzapotto. Per quanto riguarda invece il trasporto pubblico locale, avete letto alcuni sui giornali in questi giorni che è stato preannunciato appunto il deposito del nuovo piano di bacino, che è stato approvato il 12 di settembre. Per chi lo vuole consultare è disponibile al pubblico, basta andare sul sito dell'agenzia, che è www.agenziatpl.it. Qui potete scaricare, è corposo, potete scaricare tutto il piano, che ovviamente ha anche la sezione dedicata alla città di Sesto San Giovanni, che non investe solo la riconfigurazione dei cerchi di urbanizzazione o extraurbanizzazione delle linee di trasporto, ma va anche a colpire, passatemi il termine, anche le linee di trasporto locale a 701 e le altre che conosciamo, su cui abbiamo già mandato a luglio delle prime osservazioni. Adesso entro il 14 di ottobre invieremo ulteriori controosservazioni, perché vanno a incidere e a modificare alcuni percorsi storici. In alcuni casi pensiamo in modo positivo, in altri casi in modo peggiorativo. In questo senso ci muoveremo. All'interno sempre dell'ambito delle infrastrutture, come sapete in parte mi occupo anche dei lavori pubblici, anche se è una delega del sindaco, ma di fatto è in parte assorbita dal dover gestire la viabilità, i trasporti e la pianificazione del territorio, e quindi stiamo approntando, dopo la chiusura di questa prima, tra virgolette, campagna estiva, gli ultimi lavori residui, con i residui che ci sono rimasti dalle lavorazioni. Abbiamo già preannunciato che faremo via Cesare da Sesto nella prima parte, cioè fino al, diciamo tanto per capirci, fino all'incrocio Contorti, che è la parte più danneggiata. Interverremo in qualche modo su viale Matteotti e probabilmente riusciremo a intervenire facendo un rappezzo, ma non la sostituzione del manto stradale, anche in Peluca, nella parte di Alitalia, dove è la più ammalorata dal trasporto e dal passaggio degli autobus. Contiamo poi con l'anno prossimo nel bilancio di previsione di complessivamente mettere 800.000 euro, in parte 370.000 però sono legate al PEBA, la differenza per le riasfaltature e i marciapiedi, che contiamo in realtà di assorbire attraverso il finanziamento del PEBA.
ho chiesto, e spero che il sindaco riesca a accontentare, di portare l'impegno di spesa a 1 milione in modo da poter garantire un'adeguata ed efficace sostituzione dei manti stradali, di cui ne abbiamo parecchi ammalorati. All'interno di questo mi piace ricordare ulteriori 2 elementi su cui stiamo puntando, uno in stretta connessione con l'assessorato al commercio, con l'assessore Torresani, che è il credito da mobilità, che anche su cui il consigliere Ghezzi sta facendo un gran lavoro preparatorio. Contiamo appunto di andare a svilupparlo quando riusciremo anche a trovare, adesso abbiamo avviato i bandi di selezione, il nuovo mobility manager, perché come sapete siamo in questo momento senza mobility manager perché si è trasferito a Monza. Noi abbiamo bandito un nuovo concorso per reperire una nuova figura professionale, e all'interno di questo in parte lo appronteremo il prossimo mese grazie alla ridefinizione delle zone dei posteggi residenziali e a pagamento, in parte lo riorganizzeremo quando arriverà questa figura professionale. Bandiremo anche il bando generale della sosta a pagamento e dei relativi posteggi di corrispondenza, perché come ricordiamo l'appalto in vigore andrà a scadere l'anno prossimo. È necessario, vuole che ci vogliano i tempi preparatori per poter predisporre tutto il progetto, approvarlo nuovamente in giunta, bandire, quindi è una gara internazionale perché sarà corposo anche in questo caso il prezzo dell'appalto, e quindi poi andare a trovarci con uno strumento avviato e assegnato in prossimità della scadenza dell'appalto in essere della gestione della sosta. Questo per sommi capi è le linee guida delle missioni che appartengono a questo assessore, dove vedete che gran parte hanno trovato tutti già insediamento e nelle attività svolte durante questo anno dalla Giunta e dall'amministrazione. Questo è quanto, grazie. Grazie a lei, assessore La Miranda. Do la parola all'assessore Torresani. Grazie Presidente. Sarò anch'io velocissimo, trattiamo le 2 missioni delle mie deleghe più importanti, cioè la 12, diritti sociali, politiche sociali e famiglia, dove all'interno troviamo i servizi cimiteriali. Faccio solo delle integrazioni a quanto scritto nel documento, perché ci sono dei dati che si sono aggiornati, strada facendo, per cui è anche interessante, credo, verificare che cosa è stato scritto e che cosa è stato fatto rispetto a quanto scritto. Il dato è che all'inizio di quest'anno abbiamo realizzato 190 cinerari prefabbricati, ai quali verranno aggiunti, la possibilità di utilizzarli sarà prossima, nell'arco dei prossimi 15-20 giorni, 330 sempre cinerari che sono stati realizzati nelle gallerie B, C, D, E e F. Quindi sono già stati realizzati, pronti per essere utilizzati. È previsto un ampliamento del cimitero nuovo di via Marzabotto, piazzale Hiroshima e Nagasaki. Presumibilmente partiranno il mese prossimo i lavori, ma con una conclusione per la primavera del 2019 di 230 loculi colombari, ai quali verranno aggiunti 21 sempre loculi colombari, che fanno parte delle opere migliorative che ha proposto la cooperativa che gestisce Barbara B. Partirà poi l'esumazione ordinaria di 432 defunti del campo E. Con tutti questi lavori, usiamo sempre il condizionale, quindi dovremmo essere un po' in serenità in questo campo che ci ha veramente fatto lavorare molto in emergenza, sicuramente per tutto il 2019, probabilmente anche fino alla primavera del 2020. Quindi questo ci dà un po' più di respiro e ci consente magari di lavorare anche a progetti diversi. Per quanto riguarda la missione 14, cioè lo sviluppo economico e la competitività, non mi dilungo sul fatto che a nostro giudizio è stata una scelta vincente inserire il marketing territoriale accorpandolo a commercio e attività produttive. La visione di questo progetto deve essere nel medio e lungo periodo, i risultati immediati è difficile percepirli, anche perché noi dobbiamo far crescere la visibilità del nostro territorio e renderlo sempre più competitivo. Il tavolo del commercio è in questo momento in fase di valutazione sul lavoro fatto nell'ultimo anno, quindi ci saranno probabilmente proposte nuove diverse. Come diceva l'assessore La Miranda, abbiamo iniziato un po' a collaborare per i quartieri, abbiamo fatto un lavoro di confronto con i cittadini, abbiamo anche risolto istanze veloci, ho in mente
le temporizzazioni semaforiche di alcuni incroci che creavano difficoltà ad alcuni cittadini che abbiamo risolto per tempo. C'è il progetto che prosegue da un progetto portato avanti dall'amministrazione precedente di promuovere l'utilizzo dei fondi derivanti dai PI Falche e Bettola in sinergia con il comune di Cinisello Balsamo, quindi mettere insieme le risorse e destinarle con degli obiettivi condivisi. Questo è un progetto che porterebbe i due comuni ad avere un peso specifico in Regione Lombardia abbastanza importante. Sicuramente il regolamento delle sponsorizzazioni ci ha dato una mano, richiamo solo il grande evento, secondo me molto importante e ben riuscito, della festa del nostro patrono San Giovanni, perché attraverso lo strumento delle sponsorizzazioni e questo tipo di manifestazioni che vengono proposte ai nostri cittadini sul nostro territorio, c'è stato il coinvolgimento di tante aziende e di tanti negozianti che hanno aderito con interesse e in maniera molto generosa. Abbiamo prodotto e abbiamo chiesto agli uffici di preparare il bando per i mercatini di Natale, si è chiuso il tempo per la consegna dei progetti, stiamo valutando la commissione, quindi anche su questo cercheremo di capire, per me questo è un dato importante, quanto può essere anche in questo ambito appetibile il nostro territorio. È proprio un tentativo che è stato fatto per capire quanto il nostro territorio può essere appetibile per anche chi viene da fuori per fare commercio. Ci sono delle aree del nostro territorio che sono ambitissime e ce ne sono altre che purtroppo non riusciamo a far capire qual è veramente l'importanza, ma anche il potenziale di queste aree. Rispetto alla valorizzazione degli immobili, abbiamo impostato, personalmente ho dato un'impostazione che è un po' più commerciale della valorizzazione. Io ho stampato, non potevamo farne una per ogni consigliere, però anche perché i costi sono, abbiamo contingentato anche le stampe naturalmente, però noi prepariamo delle brochure di questo tipo per gli immobili che abbiamo in mente come ufficio di marketing territoriale, poi le lascio qua naturalmente a disposizione, da valorizzare. Sono brochure preparate dal servizio appunto di marketing territoriale, dove abbiamo due architetti che lavorano a queste cose, perché l'intenzione è quella di promuovere entro la fine dell'anno un evento molto importante con un partner internazionale che ci servirà ad attirare investitori sul nostro territorio, darà una risonanza veramente ampia. Noi ci auguriamo, non posso entrare adesso nei dettagli perché non è concluso il percorso, per cui però siamo in una fase decisamente avanzata, per cui portare continuamente il nome della nostra città al di fuori, anche molto lontano dai nostri confini, per cui cercare di coinvolgere investitori che sono anche investitori internazionali veicolati dai partner che arrivano appunto e che gestiscono anche investitori a livello mondiale. Questo secondo noi e secondo me è molto molto importante. L'approccio che abbiamo dato è legato anche, rispetto a quello che dicevo del commerciale, a quanto possiamo sviluppare con il bando Attract. Siamo in una fase conclusiva, noi siamo uno dei 56 comuni che ha partecipato a questo bando. Abbiamo inserito all'inizio un immobile privato, ma questo bando ci ha consentito di prendere dei finanziamenti di Regione Lombardia, e quindi partirà anche una collaborazione con CRIET per uno studio un po' più dettagliato proprio sul marketing territoriale, per cui abbiamo anche necessariamente bisogno di confrontarci con dei professionisti che ci aiutino a affrontare in maniera puntuale il tema del marketing territoriale. Il percorso fatto con il consigliere Ghezzi, appunto col gruppo di identità civica, legato al credito di mobilità, lo ha accennato l'assessore della Miranda. Io voglio solo dare un dato che in giro per i quartieri ha sconvolto me per primo. Noi abbiamo dei numero enorme, più di 200.000 macchine che interagiscono con il nostro territorio quotidianamente, 50.000 veicoli che lo attraversano e non lasciano nulla sul nostro territorio se non consumo del suolo e inquinamento. Questo è un dato importante. Il credito di mobilità serve proprio a cercare di arginare questo fenomeno, oppure fa sì che questo fenomeno generi un beneficio per il nostro territorio, che sia l'indotto per i commercianti o che sia, passatemi il termine, far cassa per la pubblica amministrazione.
queste a grandi linee sono gli obiettivi che ci siamo posti, abbiamo tempo poi fino a novembre, credo, per confrontarci più volte su eventuali proposte o integrazioni che i consiglieri di maggioranza o di opposizione vogliono fare. Io sono assolutamente disponibile, quindi senza problemi contattate me o i miei uffici. Grazie. Grazie a lei, Assessore Torresani. Diamo la parola al Sindaco Roberto Di Stefano. Prego, signor Sindaco. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti quanti. Il documento unico di programmazione costituisce l'opportunità di dare la giusta visibilità alle strategie che ha questa amministrazione. Non nascondo comunque le difficoltà nel prepararlo, nel senso che per tentare di dare un collegamento attendibile tra quelle che sono gli obiettivi e le risorse a disposizione, abbiamo avuto numerose difficoltà e sappiamo tutti quanti il perché. Purtroppo abbiamo ereditato una situazione abbastanza economica, abbastanza disastrosa, che proprio negli ultimi consigli comunali abbiamo dovuto sanare, e per questo non abbiamo voluto, come negli anni passati, presentare il libro dei sogni, quindi abbiamo tentato di essere i più reali possibili per quelle che sono le risorse, gli impegni anche di pagamento dei debiti per il disavanzo, che sono oltre 800.000 euro che ogni anno dobbiamo riconoscere per sanare i 21 milioni di disavanzo. In aggiunta poi c'è la questione dei fornitori da pagare, quindi 14 milioni di debiti, anche quelli incideranno notevolmente sulle strategie, sugli obiettivi che ci eravamo prefissi inizialmente. Questa amministrazione pertanto non si scoraggia e punta proprio per questi motivi ad attrarre finanziamenti e fondi pubblici, quindi ci sono i bandi europei, ci sono i bandi regionali, ci sono progetti che si possono avviare con enti pubblici e privati. E l'assessore La Miranda prima citava i bandi regionali per le scuole, quelle sono l'esempio lampante di come vogliamo procedere nel nostro mandato, coinvolgendo, non avendo a disposizione ingenti risorse, avendo ereditato una situazione drammatica non soltanto sul tema finanziario, ma anche sul tema della ristrutturazione degli edifici pubblici, in particolar modo quelli scolastici, abbiamo deciso di lavorare molto sull'intercettare le risorse pubbliche che vengono messe a disposizione, in questo caso la Regione Lombardia. Abbiamo presentato un progetto da oltre 8 milioni di euro che coinvolge la ristrutturazione di ben 3 edifici scolastici. Quello che posso dire è che non si gioca di improvvisazione, stiamo programmando, c'è un atteggiamento proattivo su tutti quelli che sono i problemi della città, c'è un cambiamento evidente rispetto al passato, si programmano tutte le attività nel dettaglio. In questo primo anno abbiamo fatto molto, nonostante gli strumenti che avevamo a disposizione, tenendo fede, che per me è la Bibbia, al nostro programma elettorale. Continueremo in questa direzione anche nel prossimo anno e nei prossimi anni a seguire. La città, come diceva l'assessore D'Amico, è decisamente più sicura. Deteniamo un record di allontanamenti a livello nazionale, stiamo portando avanti dei progetti importanti per la videosorveglianza. E anche sul controllo di vicinato. Abbiamo promosso tanti eventi sul territorio, stiamo lavorando molto sulle manutenzioni su tutta la città, che per troppi anni erano state messe, diciamo, in secondo piano, proprio per la scarsità di risorse finanziarie. Stiamo lavorando sul far ripartire
alcuni appalti, in particolar modo quello del Verde, che è un appalto che grida vendetta, nel senso che una città di 82.000 abitanti non era possibile continuare con assegnazioni di abbiamo soldi, ok, tagliamo il Verde, non abbiamo i soldi, non lo tagliamo. Certo, era una visione più da paesino, stiamo tentando di restituire a sesto la dignità di una città, quindi con una programmazione, con appalti, appalti che funzionano, che prevedono la potatura degli alberi che per troppi anni sono stati abbandonati, e la dimostrazione delle cadute degli alberi sono l'esempio lampante, per non parlare della giungla che abbiamo ereditato in molte aree della città, che oggi con molte difficoltà ma con serietà si sta affrontando il problema, e riusciamo, certo non avremo il tratto inglese nel giro di un anno, ma da qui ai prossimi anni io immagino che riusciremo ad avere delle ottime soddisfazioni anche sul Verde. Perché si sta programmando, si sta razionalizzando, si sta controllando ciò che prima o non veniva fatto, o se veniva fatto, ahimè, raramente c'erano i controlli. Con l'assessore Magro abbiamo avviato da subito un forte controllo anche per quanto riguarda l'appalto dei rifiuti solidi urbani, quindi anche lì numerose contestazioni che hanno portato anche a dei tempi di risposta differenti rispetto al passato. Certo è che molte anomalie e lacune che ci portiamo dietro dagli appalti non le possiamo sanare, nel senso che possiamo arrivare fin dove la legge ci consente, quindi procedere con le contestazioni. Poi se voi mi chiedete se gli appalti che abbiamo ereditato sono appalti fatti bene, sinceramente quando ci sono molte contestazioni, molte lacune, dove non si capisce chi vince l'appalto, si capisce quello che deve prendere ma non si capisce bene che cosa deve dare in cambio al territorio, secondo me sono appalti scritti molto male. Detto questo, nonostante queste difficoltà, noi stiamo andando avanti con l'obiettivo di migliorare i servizi e migliorare anche i risultati sul territorio. Stiamo lavorando anche per il supporto, stiamo lavorando anche molto sull'attività delle case popolari. L'assessore D'Amico prima ha dato alcuni dati, abbiamo fatto molti controlli specialmente sui subaffitti e sulle nuove assegnazioni, abbiamo fatto una prima tornata di assegnazioni col bando sperimentale, adesso stiamo facendo un secondo giro di assegnazione con, diciamo, gli appartamenti che abbiamo recuperato in parte anche dai controlli. In teoria sui 14 mesi dovremmo arrivare a circa una sessantina di appartamenti assegnati, aumentando quello che era il trend negli ultimi 3 anni per il numero di appartamenti assegnati alla popolazione. E anche qui lo stiamo facendo nel rispetto delle graduatorie e senza avere il canale alternativo alle graduatorie che era l'assegnazione in deroga, così come avevamo promesso all'interno del nostro programma elettorale. Abbiamo avviato anche un lavoro importante sui servizi socio-educativi, non ultimo la comunicazione dell'assessore Pizzocchera che rispetto allo scorso anno sono aumentati, anche se di poco, il numero dei posti nido per i bambini grazie agli accreditamenti che abbiamo portato avanti. Questa dimostrazione che magari tutte quelle manifestazioni organizzate, plateali, molto politicizzate, alla fine sono state smentite non a parole ma dai fatti concreti. Questo in una visione generale, quindi ringrazio per tutte queste attività gli assessori che in questo anno, in questi 14 mesi, hanno lavorato al mio fianco per il raggiungimento degli obiettivi. Poi ci sono anche le deleghe che seguo io
personalmente, in particolar modo c'è quella allo sport, dove anche qui abbiamo ereditato, perché bisogna sempre partire per vedere la fotografia attuale, da dove siamo partiti, cioè la fotografia del nostro inizio, l'anno zero. Partiamo ad esempio dalle piscine. Noi quando siamo arrivati avevamo tre piscine, una la Carmen Longo chiusa dal 2014 mi sembra, una la De Gregorio, la Saint Denis in condizione 17? No, 14. Sì. E infatti qual è stato il momento dell'avviso a evidenza pubblica, che a breve potrebbero esserci delle sorprese. Quindi quella era la prima, poi avevamo la De Gregorio in proroga da ATS, ovvero era già praticamente era viva sulla carta, perché se non si faceva un progetto di riqualificazione che costa 1.600.000 euro come minimo rifacimento dell'intera vasca, la prescrizione era improrogabile, di conseguenza al 30 di novembre, se non ci sono azioni concrete, si deve chiudere. E poi la situazione della Marzabotto, anche quella messa un po' meglio delle altre, ma che necessita anche quella di interventi di riqualificazione. Stiamo lavorando per avere per coinvolgere ovviamente i privati per riqualificare gli impianti sportivi. Puntiamo a breve a presentare un'idea, una progettazione proprio sulla piscina scoperta Carmen Longo. Abbiamo ereditato sul centro sportivo Falck un bando, un project che snatura il centro sportivo, perché di sportivo ha ben poco, e pertanto abbiamo chiesto all'operatore una rivisitazione del progetto per ridargli una natura sportiva e non di attività imprenditoriale, che secondo noi è importante che un centro sportivo debba mantenere la vocazione sportiva e non intraprendere un percorso imprenditoriale lasciando a margine l'attività sportiva. Se un imprenditore vuol fare business può tranquillamente individuare dei terreni sul territorio e avviare un'impresa anziché inserirsi all'interno di un centro sportivo e snaturarlo, così come è stato fatto nel progetto del centro sportivo Falck. Abbiamo presentato un progetto anche per quanto riguarda il Manin in Regione Lombardia per riqualificare gli 8 impianti luce del centro sportivo Manin proprio per il rugby, che mi sembra dal 2014-2015 ahimè sono senza luce, e quindi questo significa che alle 5 di sera d'inverno devono chiudere tutti gli allenamenti con tutte le conseguenze del caso, considerando che molti bambini a quell'ora potrebbero fare gli allenamenti e considerato che manca la luce non possono, sono un po' penalizzati, lo devono fare più verso la strada e sfruttare l'illuminazione della strada, che oggettivamente mi sembra poco dignitoso. Per quanto riguarda la Marzabotto e la De Gregorio è in corso un avviso a evidenza pubblica proprio per vedere se ci sono privati interessati alla riqualificazione di entrambe le piscine o anche solo di una delle due. Ci sono stati anche in questo primo anno molti eventi portata sovracomunale in città, e anche con il prossimo anno vogliamo continuare in questa logica, sfruttando quelle che sono le strutture che abbiamo all'interno del territorio, a partire dallo stadio Breda della Pro Sesto, così come lo stesso Palasesto. Sul territorio abbiamo portato l'Electric Run, il Golden Cage, il Ring War, abbiamo portato delle manifestazioni sovracomunali che hanno portato Sesto San Giovanni al centro di un'attenzione quantomeno metropolitano, che era il nostro
obiettivo. La nostra logica continuerà a essere quella di puntare a un'assegnazione degli impianti sportivi a privati e ad associazioni esperte nel settore per un periodo piuttosto lungo, proprio per consentirgli di rientrare dall'investimento, quindi annullare quella precedente logica che assegnava alle associazioni sportive la gestione di un impianto per 2 anni, per 1 anno, per 3 anni, perché o si dà all'operatore, al gestore, la possibilità di ammortizzare l'investimento, oppure oggettivamente non si può poi pretendere che si facciano degli investimenti a fronte di dei mancati guadagni, poi ricadranno tutti sulla collettività. Abbiamo da subito risolto vecchie situazioni che si protraevano nel tempo, tipo l'inaugurazione della tensostruttura della ginnastica artistica, dove per questioni burocratiche, mancanza di comunicazione tra gli uffici e le realtà associative del territorio, mancava sempre la possibilità di trovare la soluzione a quelli che erano possibili eventuali contenziosi. E questo ci ha consentito in tempi brevi di chiudere delle situazioni che potevano degenerare. Abbiamo visto una collaborazione da parte di tutto il mondo associativo che velocemente ha risolto le criticità, facendo magari anche 2 passi indietro per poterne fare poi 1 avanti insieme all'amministrazione. Così come abbiamo risolto anche il contenzioso per quanto riguarda il palasesto, che anche quello, fin quando non si risolveva, non si poteva avviare il progetto. Ultimo, ma non meno importante, è stata la convenzione con il GS Basket per quanto riguarda gli interventi al Pala Carzaniga, proprio per l'adeguamento alla Serie A, dove sono stati dove faranno quest'anno il campionato, quindi tutta una serie di interventi da fare durante l'estate per adeguare la palestra e l'impianto a quelle che sono le regole della massima serie del campionato di pallacanestro. E la nostra attenzione al settore sportivo è stata, credo, massima, come lo ha dimostrato, penso, il successo che ha avuto la festa dello sport che abbiamo fatto proprio in questo weekend, che è stata molto partecipata e coinvolta, coinvolgendo tutte le associazioni del territorio. Per quanto riguarda invece i lavori pubblici, che vado un po' ad esclusione quelle che sono le cose che ha detto l'assessore La Miranda, abbiamo avviato diversi progetti che erano già alcuni partiti dalla precedente amministrazione, tipo l'interramento dell'elettrodotto che continuerà e penso che entro novembre dovrebbe concludersi il progetto. Abbiamo avviato l'appalto per il rifacimento del manto stradale di numerose strade e alcuni marciapiedi del territorio, certo con le risorse a disposizione. Poi l'assessore mi chiede il 1 milione di euro per l'anno prossimo, adesso vediamo certo, sono bravo a trovarli, ci proviamo nel tentare di coprire tutte quelle che sono le richieste che provengono dagli assessorati, considerando sempre la situazione che abbiamo. Sono stati avviati i lavori del primo sottopasso, ad ottobre partirà l'altro sottopasso in maniera alternata. Come dicevo, abbiamo aderito a iniziative di privati, a bandi pubblici, proprio per evitare di utilizzare sempre e solo esclusivamente risorse nostre della pubblica amministrazione del comune, tentando di coinvolgere, sfruttando questo anche grazie all'istituzione dell'ufficio bandi di cui ha la delega l'assessore
Torresani e che sta funzionando molto bene. Certo, quando si ha un ufficio che funziona, intercetta tutti i bandi pubblici, mette al tavolo in maniera anche trasversale, intersettoriale, diversi assessorati, si crea una struttura molto, molto forte all'interno della macchina della pubblica amministrazione. Poi, non ultima, la delega alla città della ricerca e la salute per quanto riguarda questo anno trascorso è stato positivo, iniziato con la firma con l'Università Statale e l'Università Bicocca per quanto riguarda l'alta facoltà di medicina da trasferire sulle aree FALC. Sono stati bonificati, si sono concluse le bonifiche e sono stati certificati 5 lotti di terreno che abbiamo il 31 di luglio trasferito come proprietà direttamente ai due IRCS che avvieranno lo sviluppo della città della ricerca e della salute. La cosa positiva è che si susseguono interessi di nuovi privati, nuovi operatori all'interno delle aree per poter inserirsi, per poter riqualificare con tutto ciò che è l'indotto che il territorio di Sesto otterrà. Si è parlato anche del San Raffaele 2 col gruppo Rotelli interessato a Sesto San Giovanni, alla città della ricerca e della salute, per realizzare una nuova struttura. Ovviamente sarà nostra cura presidiare che non si tratti di proposte che possano in alcun modo mettere in difficoltà l'attuale ospedale di Sesto. E proprio in questi giorni c'è stata poi la sentenza del Consiglio di Stato su condotte che ci consente di essere positivi sui tempi, sul futuro dei lavori, consapevoli della possibilità che l'area sia sempre più arrivata al momento del suo sviluppo, dell'avvio proprio dei cantieri. In ultimo, l'altra mia delega sulle partecipate, diciamo che è sicuramente stato molto importante la scelta di mettere in vendita le farmacie comunali, proprio in quanto una scelta rilevante che ci consentirà di rientrare dall'importante debito verso i fornitori che abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione. Allo stesso tempo riusciremo a non gravare sulle tasche dei nostri cittadini per compensare quelli che sono i debiti dell'ente. Per tutte, poi c'è il progetto che vedremo nella mercoledì sera, che è stato depositato da CAP per quanto riguarda il futuro del termovalorizzatore, che vedrete come coinvolge anche il core. Per tutte le altre partecipate, diciamo che continuerà un attento controllo sul mantenimento dell'equilibrio economico in modo tale da non determinare effetti negativi per gli equilibri finanziari del comune e contemporaneamente avere una mission di utilità per quanto riguarda il territorio di Sesto San Giovanni per le finalità che devono svolgere queste partecipate. Colgo infine l'occasione per ringraziare tutti gli assessori per il lavoro che hanno svolto da inizio mandato al mio stretto fianco per quanto riguarda le loro deleghe. Ringrazio anche i dirigenti e tutti i dipendenti della struttura per l'ottimo lavoro di quest'anno e per il sostegno a un'importante trasformazione del nostro comune. Grazie. Grazie a lei, signor Sindaco. Bene, abbiamo terminato la serie di interventi. Apro la discussione. Abbiamo chi si vuole prenotare. Abbiamo il consigliere Piano. Consigliere Piano, lei ha richiesto il raddoppio dei tempi. Me lo conferma? Confermo, Presidente. Grazie. Sicuro, eh? Sì. Sì, perché l'occasione è importante. Innanzitutto devo dire che
Stasera la Giunta ha fatto una relazione, secondo me, un po' distonica. La distonia è una sindrome neurologica che determina dei movimenti involontari prolungati. E dico questo perché avete parlato molto del recente passato, ma non ci avete raccontato nulla su quello che interessa il documento unico di programmazione per il prossimo triennio, perché dovremmo ragionare qui sulle strategie e sulle prospettive. Come sappiamo, abbiamo una parte operativa e una parte strategica. Già l'anno scorso io sono intervenuto denunciando la carenza di indirizzo anche operativo per l'anno passato nel documento unico di programmazione, però allora mi è stato riferito che, poiché vi eravate appena insediati, ci sarebbe voluto un anno per elaborare una linea di indirizzo compiuta. Faccio un passo indietro parlando prima del documento nella sua interezza, perché ricorda un po' quelle annotazioni provvisorie che avevano i registri delle annotazioni provvisorie che avevano gli assessori negli anni 70, dove c'era scritto tutto, dal rifacimento, dal cambio della lampadina fino al grande progetto faraonico, e quello sì poi si traduceva in un libro di sogni. E qui abbiamo sostanzialmente questo tipo di elenco che si ripete diviso per sezioni, diviso per settori, ma poi dobbiamo anche entrare nel dettaglio per capire come avete declinato queste missioni, sia dal punto operativo sia dal punto strategico. Evidentemente il tempo a mia disposizione è poco per entrare nei singoli settori, per cui mi limito più che altro a un profilo di carattere strategico, rappresentandovi però come in effetti ci ha spiegato il responsabile del servizio finanziario durante la commissione, questo documento sia necessario, ovvero sia il presupposto indispensabile per redigere il bilancio di previsione. E quindi, proprio per la parte operativa, tralasciando gli aspetti giuridici su cui, Presidente, mi riservo di intervenire in dichiarazione di voto per una possibile violazione dell'articolo 170, commentando tra l'altro anche il parere dei revisori dei conti, che è abbastanza singolare ad una mia prima lettura. Però poi lascio a lei le valutazioni all'ufficio di Presidenza anche rispetto ai tempi e all'iter che ha seguito questo documento. Ma tornando alla parte operativa, dicevo, è presupposto indispensabile per redigere il bilancio di previsione. Peccato però che la parte operativa sia solo descrittiva e quindi è difficile stabilire un rapporto col bilancio di previsione, non sono indicati il valore degli interventi che si devono realizzare, né tantomeno vengono citate le fonti di cofinanziamento da cui si intende attingere. Ma la cosa che preoccupa di più è la parte strategica, perché questo è un documento che dovrebbe accompagnare l'amministrazione comunale nei prossimi 3 anni. È un documento che ha un respiro strategico, che probabilmente può essere aggiornato, può essere innovato, ma manca di un serio impianto di tipo statistico. Io stavo guardando, e su questo poi concentro la sostanza del mio intervento, perché in questo caso il metodo diventa merito. L'analisi delle condizioni esterne viene descritta alla popolazione, ma viene descritta senza poi una disarticolazione del dato. Questo sarebbe necessario, e lo dico a persone che magari anche siedono in giunta e che si occupano di numeri, per fondare le politiche e i processi che ci devono accompagnare nei prossimi anni. Qui dentro abbiamo
gli ultra novantenni, gli ultra ottantenni, abbiamo i millennials, cioè questo dato viene preso così e pedissequamente riportato, quando in realtà quel dato servirebbe proprio per consentirvi di fondare un ragionamento che abbia un respiro. E signor Sindaco, al di là delle risorse, al di là delle risorse, perché qua dobbiamo produrre anche un profilo di indirizzo alto che richiede uno sforzo intellettuale da parte di chi è chiamato ad avere una responsabilità di governo, che in questo documento ha dimostrato di non avere, almeno dal mio punto di vista. Dico questo perché è un dato che potrebbe sostenere tutte le politiche sociali, per fare un esempio, e che quindi io immagino che sia difficile declinare, diciamo, solo la lista della spesa con una visione un po' condominiale di quello che dobbiamo fare senza tener conto dello scenario. Lo scenario andava declinato qui e andava declinato a costo zero, quantomeno per capire dove stiamo andando. Ma lo dico ancora di più all'assessore Torresani, che ha parlato di, diciamo, del rilancio del tessuto sociale, della valorizzazione del settore immobiliare, anche di una strategia che però non abbiamo sentito, di rimotivazione produttiva del tessuto imprenditoriale. Sento sempre parlare di commercio di vicinato, ma una strategia più alta, con un'articolazione dei dati che ci consenta di capire quali sono i fenomeni macroeconomici che interessano la nostra città, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista prettamente dello sviluppo e dell'occupazione, perché poi noi dobbiamo dare risposte anche lì, perché il tema del lavoro è un tema estremamente importante. Quindi non basta esporre i cartelli, ci vuole qualcosa di più. Potrei andare avanti, potrei anche citare altri settori come quello dell'assessore all'ambiente, che ho ascoltato, raccolgo anche l'invito che ha rivolto alla Commissione. Stiamo cercando, insieme al collega Pogliaghi, faticosamente di convocare la Commissione, perché gli impegni sono tanti. Ahimè, noi ci riuniamo il giovedì e quindi dobbiamo tenere conto delle vostre disponibilità, delle disponibilità degli altri commissari. Io conto ragionevolmente, ma guardo il collega, che per ottobre, novembre riusciamo a combinare questi appuntamenti che io richiedo già dal mese di agosto, ma sarebbe interessante sentirlo in audizione. Sarebbe stato però interessante, anche alla luce del progetto a cui accennava il sindaco, e cioè quello di Cap Holding, trovare qualcosa nel documento di programmazione che ci accompagna per i prossimi 3 anni, quantomeno in termini di analisi del dato, del ciclo dei rifiuti, dei flussi, perché noi verremo qua a discutere, io mi scuso ma forse non potrò esserci, ma seguirò il dibattito poi, diciamo, il giorno dopo, me lo rivedrò perché forse ho un impegno politico concomitante, ma la cosa che sarebbe stata utile è capire qual è il volume, come evolve il ciclo dei rifiuti anche in forza dello smaltimento e in forza di quello che è il nuovo progetto che possiamo anticipare, che comunque una linea di incenerimento la prevede, ed è la linea di incenerimento della frazione umida. E quindi noi dovremmo poi capire dove va la frazione secca, come funziona il riciclaggio, dovremmo parlare anche dell'impianto di depurazione dei fanghi, come sono perimetrati i comuni che li fanno confluire qui. Ebbene, il documento unico di programmazione per il suo settore, mai come in questo caso, sarebbe stato lo strumento necessario per fondare un'analisi e definire uno scenario che ci avrebbe dato una chiave di lettura diversa anche per leggere quel progetto che Cap Holding ci presenterà fra qualche giorno. Quindi noi paghiamo in questo caso proprio una sottovalutazione dei dati che sono
la materia prima prodotta dai cittadini. Cioè è quello che ci serve per fondare le politiche, perché ne abbiamo bisogno come il pane di questa materia, ma la dobbiamo sapere utilizzare, la dobbiamo sapere elaborare. Quindi su questo io invito la Giunta a cambiare passo, ad invertire la rotta e considerare davvero questo elemento, diciamo così, genericamente, consentite, chiamato statistico, di sviscerarlo e di, come dire, di interpretarlo, di leggerlo per accompagnare i processi di una città che non è una piccola città, è una grande città, è una città di 84.000 abitanti che sta in un tessuto. Mi sarei aspettato anche da questo punto di vista, Assessore Torresani, che vi fosse qualcosa rispetto alle prospettive industriali, tecnologiche che vogliamo dare alla nostra città rispetto a quello che sta facendo a Milano, dove io da sempre auspico un ancoraggio in una logica metropolitana, perché dobbiamo anche affrancarci da questa autoreferenzialità, lo dico brutalmente, me ne frego della sestesità. La sestesità non esiste in materia economica, non esiste dal punto di vista economico. Bisogna agganciare il treno di quella che è una delle città più importanti d'Europa, è uno dei motori in fase di sviluppo più evoluti. Non possiamo pensare di non fare sistema, e questo vale ancora di più per la città della salute e della ricerca. Io ho letto quello che dice la relazione ed è evidente che noi dobbiamo perseguire quel progetto. Adesso sappiamo che finalmente è stato sottoscritto l'accordo di qualche giorno fa, manca ancora la consegna dell'area, io spero che avvenga presto, che non ci siano problemi di altra natura, perché allo stato siamo arrivati alla cessione. Se non c'è la consegna, come voi sapete, il cantiere non parte. Ma stiamo attenti anche lì a non fermarci, io lo dico dal nostro punto di vista di amministratori, a fare gli spettatori di questa iniziativa, diciamo, gestita a questo punto da Infrastrutture Lombarde, senza ragionare in una logica di sistema. Ho letto nel documento unico di programmazione che si pensa a delle strutture ricettive. E va bene, ci può stare, perché nella misura in cui realizzi un'infrastruttura di quella portata è necessario evidentemente considerare anche quel tipo di, di utilità strumentale, che peraltro potrebbe anche generare posti di lavoro, anche se dobbiamo stare attenti al profilo della qualità di quello che si realizza. Ma c'è un tema più importante, che è quello dello Human Technopole di Milano, a cui noi dobbiamo guardare e dobbiamo cercare un ancoraggio, perché la città della salute da questo punto di vista può diventare anche un laboratorio di sperimentazione, tenuto conto delle risorse che si investono su quelle aree e di quello che si realizzerà in termini di indotto. Io lancio queste riflessioni, perché credo che con questo documento noi abbiamo perso e perdiamo davvero l'occasione di immaginare il futuro della nostra città. Mi scuso sulla brutalità della sestesità a cui in realtà io tengo, ma che lascio soltanto a un'identità che è di tipo personale e non certo non la vedo proiettata in un ambito economico da cui noi dobbiamo uscire per mischiarci in una logica metropolitana che bene farebbe al nostro tessuto. Credo anche che bisogna magari guardarsi intorno, vedere le esperienze, non dico di sondare l'esperienza newyorkese sull'utilizzo dei dati piuttosto che quella ancora più lontana di Boston, ma ci sono dei comuni della dimensione del nostro in Catalogna che questo lavoro lo stanno facendo per fare i documenti di programmazione e arrivano anche a un dato di civiltà che anziché produrre 300 pagine di documento che
per voi è imposto dalla legge e lo sappiamo, però arrivano a realizzare una sintesi di 5 pagine che tutti i cittadini possono leggere. È chiaro che però qua bisogna fare un ragionamento più aperto anche sugli open data e su quant'altro è necessario per arrivare a creare un sistema che va oltre la digitalizzazione di cui ha parlato prima l'assessore Pini nell'intervento iniziale, per quanto riguarda i processi che interessano il Comune e la stessa assessore Magro. Dobbiamo spingerci a fare qualcosa di più. Apprezzo 2 note. Non approvo, diciamo, l'inciso del sindaco un po' così generico sulle società partecipate, perché ci siamo presi un impegno in questo Consiglio Comunale. Noi siamo ben contenti che è iniziata una fase di razionalizzazione, ma riteniamo che quell'impegno debba essere portato avanti fino in fondo. E io ho già segnalato in commissione che per quanto riguarda il tema delle società partecipate, diciamo, nel documento nulla si dice. Una risposta interessante in realtà in commissione, anche esauriente, me l'ha data il consigliere Pogliaghi sul ruolo di Proaris, e che mi è parsa, diciamo, ragionevole alla luce di quello che è l'operazione che ci verrà presentata tra CAP e Core, e su cui Proaris potrebbe avere un ruolo, essendo titolare, partecipazione con A2A dello scambiatore, per cui bisogna capire. Però ecco, queste cose non basta che le dica il consigliere Pogliaghi, talvolta vorremmo vederle anche trascritte nei documenti che ci vengono presentati. Noto il cambio di passo dell'assessore Pizzocchera sul welfare, ma è un'ultima nota perché ho visto che adesso passiamo a un approccio filosofico per, diciamo, favorire la nascita di una coscienza critica, no? Nei ragazzi, che poi dovrà culminare forse anche con un consiglio comunale parallelo che dovrà discutere dopo adeguata formazione. Peccato però che nel documento è rimasto ancora questo tema della carta dei valori, che stride un po' con la speculazione filosofica e la nascita di una coscienza critica. Per cui io direi di fare chiarezza su questo punto, perché diversamente non sappiamo più qual è la linea di indirizzo dell'amministrazione comunale in materia di politiche sociali, perché mi pare che con l'inserimento dell'assessore Pizzocchera ci fossimo un po' affrancati da quel bigottismo che animava diciamo, il suo predecessore, che era stato trasfuso in documenti pubblici. In realtà forse sarà un refuso materiale, ma me lo sono ritrovato anche per gli anni 2018, 2019 e 2020. Vi ringrazio. Grazie a lei, consigliere. Altri interventi? Consigliere Di Pietro, prego. Sì, siccome sono tutti un po' timidi questa sera. Allora, io parto un po' dalla conclusione del consigliere Piano, nel senso che, o perlomeno da quello che ha detto all'inizio, più quello che ha detto in conclusione, nel senso di notare effettivamente una mancanza di quella che poteva essere appunto l'analisi dei dati che vengono declinati all'inizio, che però non troviamo trasfuse soprattutto nella parte, diciamo, operativa che riguarda gli obiettivi di questo documento. Faccio però un discorso a monte, perché quello che volevo sottolineare questa sera, ci ho pensato molto, devo dire, e mi ero quasi ripromessa di non entrare nel merito di questo documento, diciamo così, per una sorta di doglianza che voglio portare a questo Consiglio sul metodo di discussione e di presentazione del documento ai consiglieri. Ho già avuto modo di esprimere non la voglio chiamare lamentele, ma proprio questa mancanza in altre sedi, lo voglio fare questa sera,
perché io credo che al di là della presentazione che questa sera c'è stata da parte degli assessori, che ringrazio obiettivamente, avrei gradito che questa presentazione fosse stata fatta nel corso di questi mesi, togliendo il mese di agosto ovviamente, ma perlomeno nel mese di settembre, con delle commissioni un po', diciamo così, ad hoc, che avrebbero consentito, a mio modo di vedere ovviamente, un maggiore approfondimento da parte anche di noi consiglieri dell'opposizione, che non vuol dire avere a disposizione il documento dal mese dei primi di agosto, visto che è stato licenziato dalla Giunta il 31 di luglio, quindi a cavallo della sezione feriale, ma vuol dire avere la possibilità di confrontarsi con gli assessori e magari fare quelle domande che in sede di commissione, tenutasi la settimana scorsa, frettolosamente sono state fatte, perché in tre quarti d'ora di discussione di un documento di 140 pagine più o meno, credo sarebbe stato quasi impossibile fare quegli approfondimenti che forse ci avrebbero consentito di meglio chiarire non tanto le linee strategiche, perché diciamo le linee strategiche sono, come dire, molto descrittive, molto anche analitiche se vogliamo, ma poi della parte degli obiettivi, come diceva bene prima il consigliere Piano, non c'è granché, non ci sono i numeri, non ci sono spiegazioni di come si vuole tradurre in azioni concrete appunto le parti, cioè gli argomenti, i progetti, chiamiamole così, ricompresi nella parte strategica. E questo mi dispiace, perché anche stando seduti dai banchi dell'opposizione io credo che un migliore confronto, un miglior approfondimento di documenti di questa importanza, perché lo ricordiamo, il DUP poi precede il bilancio di previsione, cioè questo lo anticipa, poi di fatto il bilancio di previsione, credo perlomeno dovrà essere così, tradurrà in soldoni, quindi in termini, in numeri appunto, quelli che sono le progettualità contenute nel DUP. Quindi io mi chiedo perché non creare delle occasioni di confronto maggiori anche con noi consiglieri dell'opposizione, se poi dopo ci si chiede, come dire, di essere collaborativi, propositivi e non strettamente legati al ruolo che noi, come si, almeno si pensa, abbiamo in quanto opposizione. Perlomeno a me non piace, come dire, rimanere rigida nella mia posizione, però stasera un po' lo sono, con dispiacere devo dire, perché io lo trovo una mancanza di correttezza da un lato, ma anche di lungimiranza da parte dell'attuale amministrazione. Perché, come dire, in prima battuta, io il DUP me lo sono letto, devo dire che non ho passato il mese di agosto in vacanza a leggermi il DUP, però me lo sono letto. E non è che, voglio dire, non lo si capisce, perché è scritto anche in maniera molto chiara, devo essere sincera. Però, come dire, ci sono delle parti, io leggo la parte strategica, poi vado negli obiettivi, a parte che molte cose non le ritrovo e non capisco il perché. Poi vorrei capire se è una mancanza di risorse, come dice il sindaco, se è una mancanza invece poi di progettualità concreta, perché essere discorsivi siamo bravi tutti, poi essere concreti nell'attuare poi buoni propositi forse è più difficile, questo è vero. Mi sembra di avere a che fare con non vorrei chiamarlo libro dei sogni come l'ha chiamato il sindaco, perché poi tra l'altro mi sembra una, come dire, espressione che veniva usata quando c'era ad amministrare altri, si parlava di libro dei sogni. Io lo parlerei di quasi di un libro scritto dei buoni propositi, forse, oppure del cosa farei se fossi sindaco domani. Tutto, vorrei fare tutto. Peccato che poi questo tutto non si traduce in termini concreti, su obiettivi anche dati poi tra l'altro ai vari dirigenti, perché anche sugli obiettivi dati ai dirigenti c'è, come dire, molta, non voglio chiamarla approssimazione, ma poca concretezza, che non, tra l'altro a volte non si, cioè, stride rispetto alla parte strategica, perché troviamo scritto delle cose e poi nella realizzazione degli obiettivi non la ritrovo. Ci sono delle parti che sono condivisibili, tra l'altro a me spiace anche per quello, perché comunque ci sono degli spunti interessanti su cui riflettere e su cui poter anche trovare, come dire, una linea condivisibile. Ci vuole uno sforzo sicuramente maggiore per quello che vedo io, nel tradurlo in operatività.
Parlo con l'assessore Terzani anche perché, a parte l'assessore Pini, è l'unico presente, quindi mi rivolgo a lei un po' direttamente anche per così almeno ho un interlocutore. Io apprezzo, e lo dico per onestà intellettuale, lo sforzo, perché capisco che gestire una parte come quella del commercio, dello sviluppo di questo territorio in termini economici, con tutte le congiunture diciamo negative di questi anni, sicuramente non è facile. Io so che, e qui lo dico anche la consigliera Iosa, si sta anche interrogando su come anche rendere più operativo, posso dirlo pubblicamente, il tavolo del commercio. No, lo dico perché ci siamo confrontati, io questa cosa la voglio dire perché c'è, come dire, un sentire di una come dire, necessità di intervenire un pochino in maniera più proficua e più concreta. Quindi questo è giusto anche secondo me portarlo all'attenzione del Consiglio. Credo che lo sforzo che si debba fare, considerando che non me ne voglio la categoria dei commercianti non è facilissima, devo dire, perché comunque è un settore che ha subito tanto in questi anni, ha sofferto tanto, quindi trovare delle ricette, chiamiamole così, per sviluppare o riattivare anche il cosiddetto commercio di vicinato e quindi anche qui un rilancio economico del territorio, perché sappiamo bene che se le attività diciamo di commercio di vicinato riprendono anche l'economia territoriale ne beneficia. Va benissimo il discorso del marketing territoriale, va benissimo cercare di portare eventi in città, perché così diciamo si cerca di rendere Sesto più attrattiva. Io credo che, e questo lo pongo anche come dire, siccome io faccio anche parte del tavolo del commercio, lo pongo anche come un quesito verso me stessa. Cosa fare effettivamente di concreto per riattivare un po' il territorio anche dal punto di vista economico? Perché se è vero che, come dire, molti progetti non si riescono a portare avanti perché non ci sono le risorse, se è vero che è stato fatto un regolamento di sponsorizzazione che abbiamo votato in questo Consiglio, che sicuramente aiuta anche nella progettualità, nella realizzazione della progettualità, io credo che uno sforzo maggiore debba essere fatto per fare degli interventi più specifici proprio nel settore, perché quello che vedo qui, ad esempio quando si parla di attività produttive con degli incentivi o degli sgravi per le aziende, le attività che assumono magari anche i residenti se stessi, questi sono diciamo progetti che sappiamo essere già stati attuati e ben venga che vengano, come dire, rafforzati. Credo che ci occorra, come dire, però andare avanti, ecco, quindi continuare magari anche focalizzandoci su più diciamo sui quartieri, sulle singole zone della città per capire qual è il bisogno effettivo, qual è la mancanza. Ho trovato nel documento un riferimento anche a nuove forme di commercio come gli e-commerce, quindi si vede che c'è un'attenzione. Credo che ci voglia, come dire, non che non ce l'abbia, però, come dire, una sorta di esortazione a un pochino più di coraggio. Detto questo, quello che, ripeto, mi spiace sottolineare, è proprio questa difficoltà anche nel condividere magari quanto c'è scritto nel documento, anche proprio per sia perché, ripeto, nell'ambito della parte degli obiettivi ci sono delle mancanze, sia perché, io lo dico, il tempo diciamo che ci è stato dato, ma per un confronto efficace con la Giunta e con l'amministrazione è sicuramente mancato. Poi mi fermo qua anche perché magari poi ci saranno altre occasioni per approfondire meglio, quindi finisco qua. Grazie a lei, consigliera. Do la parola alla consigliera Perego. Sentite un po' anche gli altri consiglieri. Dopo il suo intervento, lei ha chiesto il raddoppio dei tempi, quindi andiamo a un orario più o meno intorno alle 12:20, credo. Ma vediamo. Comunque dopo il suo intervento chiudiamo e riprendiamo i lavori domani sera, sempre alle ore 20.
Consigliera Franciosi, scusi un secondo. Grazie Roberta, visto che io domani sera purtroppo non potrò essere presente, no, posso intervenire, tanto il mio intervento sarà massimo di 5 minuti, non di più, così intervengo stasera. E sicuramente sì, se sono prenotato ovviamente dopo di lui. Se riuscissimo a stare prima della mezzanotte. Di lei, okay. Scusa. Va bene, va benissimo. Okay, grazie. Va bene, grazie. Prego consigliere, prego. Allora, grazie Presidente, ringrazio i colleghi consiglieri Piano e Di Pietro che mi hanno preceduto perché hanno già individuato alcune questioni sulle quali anch'io volevo porre un attimo l'accento. Allora, rispetto al documento, al DUP, che è il documento unico di programmazione, che dovrebbe essere un documento di pianificazione e programmazione strategica dell'ente, io devo dire che la prima osservazione, la prima valutazione che viene da fare leggendo questo documento è che insomma il sindaco e la giunta hanno provato a fare degli sforzi, ma degli sforzi che a mio avviso, a nostro avviso come Partito Democratico sono assolutamente insomma insufficienti, perché si sono limitati a fare due cose. La prima è stato un copia e incolla ampliato del volantino elettorale del sindaco, che poi è stato anche sono state anche le linee programmatiche presentate in consiglio comunale, e del DUP dell'anno scorso. Questa cosa si vede, ad esempio, l'ha fatto presente il consigliere Piano nel suo intervento prima, perché ci sono delle intere parti che facevano riferimento a progetti specifici di alcuni assessori che oggi non siedono più in giunta e che però sono stati mantenuti nonostante in evidente contrasto con altre parti inserite invece da assessori arrivati in corsa. Seconda cosa, quindi una cosa un copia e incolla un po' raffazzonato. La seconda cosa che è stata fatta è stata quella di inserire nel documento unico di programmazione tutta una serie di percorsi, di azioni e quindi rispondenti a una visione politica della città ben precisa, che però facevano capo alla precedente amministrazione. Quindi io non posso che ovviamente esserne contenta e gioire del fatto che ci sia una condivisione di quella che era la nostra visione di città, però un minimo appunto anche di onestà intellettuale del riconoscerlo sarebbe stato opportuno. La cosa da dire è che primo cittadino, comunque dopo un anno e mezzo quasi di insediamento, in realtà continua, e la sua giunta continua a comportarsi come se fosse in campagna elettorale, perché il DUP che avete presentato è un documento da campagna elettorale, non è un documento di pianificazione e programmazione strategica. Possiamo chiamarlo libro dei sogni, non lo so nemmeno io, forse un libro certo di promesse, ma con un limite grandissimo. Attenzione, non è sbagliato fare promesse, non è sbagliato avere delle idee, ma è un limite non declinare queste idee. E in questo DUP questo limite è grandissimo, cioè non è un DUP dove non ci sono delle idee, su cui poi si può aprire un dibattito, una discussione, ma è un DUP dove non si dice come, quando, in che tempi, con che risorse. Ora, un amministratore non può semplicemente limitarsi a dire che cosa vuole fare in città, troppo comodo, ma un amministratore deve saperlo declinare, altrimenti è pura propaganda. Ancora forse un gradino inferiore alla campagna elettorale. Faccio alcuni esempi a titolo esemplificativo di quello che c'è nel DUP rispetto ai quali facevo quelle osservazioni. Allora, a pagina 10 c'è questo intero capoverso che abbiamo letto tante volte: un no deciso alla grande moschea che prevede una struttura di 2.450 metri quadri fino a 4.000 fedeli. Allora, a parte che si continua a perpetrare questo mito, ormai questa immagine mitologica della grande moschea più grande dell'universo mondo che si è perpetrata per anni. Si parla della moschea, se viene definita appunto una struttura abusiva, peccato, mi viene da dire che in primo grado almeno
il giudice sembra essersi espresso diversamente. Quindi perlomeno questo pezzo di DUP è un po' anacronistico, è un copia e incolla di quello che c'era nel volantino del sindaco, dell'allora candidato sindaco. Si parla di piscine, va benissimo, stasera il sindaco ci ha annunciato che a breve finalmente si quaglierà, conosceremo il progetto. Peccato che noi chiedessimo cenni di vita da gennaio, se vi ricordate, anche per onestà intellettuale, colleghi consiglieri, vi ricorderete che in una commissione in cui era presente proprio il sindaco per illustrarci la situazione dello sport, noi avevamo chiesto di essere aggiornati rispetto all'evoluzione del bando, della progettualità e quant'altro. C'è stato il nulla più totale anche nel DUP. Nel DUP si parla del parco acquatico più grande nel Nord Milano ancora, si parla del parco acquatico ancora. Altra cosa, si parla sempre di tema della sicurezza, è importantissimo, anche questa sera è stato ribadito, mi fa piacere che l'assessore D'Amico ci dica che viviamo in una città più sicura. Io qua sotto mano la mia interrogazione che ho protocollato a giugno, perché in realtà c'è stata una settimana di giugno in cui altro che percezione di città più sicura, in una settimana hanno accoltellato un pregiudicato, altre 3 persone ferite e ricoverate per arma da taglio, ci sono stati incendi di macchine per le vie di Sesto, una maxi retata con sequestro di droga nella zona di Cascinagatti. Però siamo diventati la città più sicura del mondo, me ne rallegro, sono ben contenta che siano diminuiti tutta una serie di reati. Però, assessore, la percezione non è quella di una città più sicura in città, si faccia un giro, anzi, la percezione è quella di una città molto più insicura, dove è aumentata la criminalità. Seconda, ultima cosa, per farvi degli esempi, sempre, rispetto a tutta la parte dei servizi socioeducativi, c'è ancora tutta una parte che era stata chiaramente, cioè che era inserita dall'assessore Tittaferrante perché rispondeva a un tipo di visione che noi non condividevamo, ma assolutamente ovviamente legittima, e poi dall'altra invece c'è tutta un'altra parte che risponde a un altro tipo di visione, in certi momenti molto legata al tema educativo, alla pedagogia, ad alcuni progetti estremamente all'avanguardia, ma che cozza invece con altre parti dove invece si guarda al mondo della scuola con una logica che non è quello del mondo della scuola. Ve lo posso assicurare, qua si guarda al mondo della scuola in questo documento con una logica che è quella dell'azienda e del marketing. Il mondo della scuola non è quella roba lì. Perché dire in un documento unico di programmazione che si prevede ogni 2 anni un questionario di customer satisfaction sul servizio scolastico, vuol dire non conoscere neanche il concetto di autonomia della scuola pubblica, perché un conto è se si parla dei servizi scolastici in capo all'amministrazione comunale, ma vi assicuro che almeno fino al 2016-17 i questionari di customer satisfaction già c'erano sui centri ricreativi estivi, sul dopo scuola, sulla mensa. Ma sul servizio scolastico, se in sé la scuola pubblica funziona bene o meno, non è certo un'amministrazione comunale che può fare un questionario alle famiglie e ai bambini. Esiste un concetto che è previsto dalla legge italiana, che è quello dell'autonomia della scuola pubblica. E invece qua si guarda la scuola come a un'azienda, non è questa cosa qui. È un documento unico permeato da questa logica del faremo, faremo, ma con quali soldi non viene detto. Ed è questa la critica di fondo più grossa che io mi sento di farvi. Parlate di sicurezza, si dice che volete rafforzare l'organico dei vigili, ma a spesa invariata. Cioè, fantastico. Solo voi saprete farlo. Aumentare l'organico dei vigili senza spendere un euro in più. I miracoli. Ma davvero tanto di cappello se ci riuscirete, senza un euro in più ad aumentare l'organico dei vigili. Parlate di nuove figure all'interno dell'amministrazione dopo che avete distrutto
organizzazione comunale con 7-8 modifiche, con 7-8 appunto revisioni, riorganizzazioni che hanno completamente distrutto la macchina comunale, lo dimostra il numero di mobilità appunto di dipendenti dell'ente verso altri enti, lo dimostra il caos che regna in alcuni uffici, basti pensare appunto agli uffici dell'anagrafe, ai tempi di attesa per le carte d'identità elettronica, e oltretutto quindi abbiamo una macchina comunale in affanno, nonostante queste riorganizzazioni che forse hanno peggiorato la situazione, e oltretutto cosa sentiamo stasera dal sindaco? Che i dipendenti scrivono male i bandi, perché se voleva essere un attacco alla precedente amministrazione, allora doveva dire la politica, doveva vigilare che i bandi venissero scritti meglio. Ma chi scrive i bandi lo sa bene il sindaco, non è né il sindaco né l'assessore. E dire che i bandi sono scritti male significa disprezzare il lavoro della gente che lavora qua dentro, insieme a voi. Però in tutto questo cosa fate? Prevedete nel DUP una nuova figura straordinaria, direi che forse nella Corea del Nord era prevista una figura del genere, che è il manager appunto del settore sport. Allora, in realtà devo capirla, perché ondeggio tra due possibilità: o che sia la volontà in qualche modo di ledere e indirizzare l'azione delle società sportive, e allora davvero diventiamo stile Minkul Pop, oppure che sia invece, perché si dice accompagni le società sportive nella stesura dei bilanci quando ci sono da presentare i project. Attenzione, le società sportive che presentano project devono avere la capacità di stare in piedi da sole. Qua si dice, adesso lo trovo, pagina 12, che poi... Allora, da 13, eccolo qua. L'istituzione di una figura manageriale all'interno del settore sport potrebbe aiutare i gestori nel predisporre i bilanci, programmare gli investimenti, perché gli impianti devono essere una risorsa capace di sostenersi senza aggravare ulteriormente sui cittadini. Ho capito, ma le società sportive che si candidano alla gestione degli impianti devono essere solide economicamente per stare in piedi, non hanno bisogno di una badante. Allora, d'altra, questo per dirvi un po' di temi appunto di cui, su cui abbiamo fatto dei rilievi. A pagina 14 si è già detto, si parla del progetto della città della ricerca della salute, e viene definito come un grande progetto voluto dal centrodestra. Credo di non dover aggiungere altro, il silenzio parla da sé. Poi, stasera l'assessore La Miranda ha integrato a voce alcune tempistiche e alcune, diciamo, linee di indirizzo rispetto al piano di attuazione, al PEBA, e quindi in che tempistiche, in che modalità vuole procedere sul PEBA, ma comunque nel DUP si parla appunto del PEBA, ma nulla si dice sulle risorse e sulla tempistica. Stasera è stato integrato a voce, mi auguro che da qua al 30 novembre si possa integrare anche su carta, perché me lo insegnate che verba volant, anche se registrate in consiglio comunale. Ci sono delle cose positive nel DUP, lo ammetto, ve ne cito tre come esempio. Allora, nel DUP, all'inizio del DUP si dice che proseguiranno tutti gli interventi sugli edifici scolastici già avviati con il mutuo aperto con Cassa Depositi e Prestiti. Mi fa piacere, sono veramente contenta che si riconosca un lavoro straordinario, una scelta coraggiosa avviata nel 2015-16. Si cita il prosieguo dei lavori dell'interramento dell'elettrodotto di via Sottocorno. Anche qui ricordo che il finanziamento per l'interramento era stato ottenuto in precedenza. Mi piace anche ricordare che per fortuna ci siamo attivati in tempo per avere già i progetti esecutivi, perché l'attuale governo
che certo non vede la mia forza politica al governo, sta invece tagliando progetti come questo, eliminando il bando periferie. A pagina 28 si fa riferimento al bando ACTRAT, che era stato avviato, anche questo con la precedente amministrazione si va avanti, e questo mi ero già complimentata con l'azione di marketing nell'ambito del marketing territoriale con l'assessore, e ci fa piacere che si voglia proseguire in questa direzione. Solo due cose e concludo. Abbiamo presentato due note integrative, non si chiamano più emendamenti, poi scioglieremo questo arcano perché non sono ancora totalmente convinta. Abbiamo presentato due note integrative, mi pare di aver capito che su una ci sia la condivisione di tutto il Consiglio, è la correzione di un refuso. Cioè, per l'ennesima volta, dopo un anno e mezzo, ci scrivete che a Sesto San Giovanni arrivano l'Istituto dei Tumori e il Traumatologico. Ve l'abbiamo detto nelle linee programmatiche, ve l'abbiamo detto nell'altro DUP, però la terza volta continuate a scrivere Traumatologico, mi viene da pensare che ci crediate veramente che arrivi il Traumatologico a Sesto e non il BESTA Neurologico. E quindi su quello chiediamo che venga corretto. Seconda nota integrativa che proponiamo, e che mi è stato detto vede d'accordo anche parte appunto dei consiglieri di maggioranza, è che nel momento in cui si andrà a prevedere la modifica dei regolamenti della Casa delle Associazioni e dell'Assemblea delle Associazioni, ci sia prima un passaggio consultivo con l'Assemblea della Casa delle Associazioni. Noi sappiamo che i regolamenti vengono modificati dal Consiglio Comunale e che quindi è prerogativa dei consiglieri comunali votare la modifica a un regolamento. Però riteniamo anche che in un'ottica appunto di relazioni di condivisione si faccia un passaggio consultivo con l'Assemblea della Casa delle Associazioni. Quindi queste sono le due note integrative che noi proporremo. Concludo ribadendo che su questo DUP noi siamo molto critici, proprio perché manca della declinazione, perché è distante dalla realtà. Molti contenuti non sono condivisibili, assolutamente. Un amministratore non si limita a declinare solo il cosa, ma deve, ha proprio l'imperativo categorico di declinare anche il come, altrimenti sta solo bluffando. Grazie consigliera Perego, do la parola alla consigliera Franciosi. Consigliera. Grazie presidente. Allora, io come sempre voglio essere antipatica subito. Trovo abbastanza fastidioso il fatto che il sindaco non abbia quasi per niente ascoltato il dibattito dei consiglieri di opposizione, anche perché avrebbe avuto modo eventualmente di ribattere in sede di discussione domani sera. Rispetto invece al bando, al famoso bando per le periferie, consigliera Perego, a Roma anche voi avete votato a favore del rimando. Quindi non diciamo che il governo centrale è cattivo, Lega, Movimento 5 Stelle, non pensa alle periferie e toglie i soldi alle periferie, perché l'avete fatto anche voi, cioè avete appoggiato anche voi la... Esatto, allora poi è facile fare il gioco a Roma e poi sul territorio locale mandare avanti l'assessore Maran a dire cose che non stanno né in cielo né in terra. Io questo piccolo appunto, fossi stata in lei, me lo sarei evitato. Detto questo, io non voglio fare troppa ulteriore polemica. I consiglieri precedenti sono entrati estremamente nel dettaglio del documento unico di programmazione, che sostanzialmente è identico a quello che avete presentato insieme al bilancio di previsione della scorsa primavera. Ci riprovo, vi rifaccio di nuovo le stesse critiche che avevo fatto 6 mesi fa. Magari ora del 30 di novembre ci spiegate nel dettaglio come pensate di fare le cose che vi avevo già sollevato 6 mesi fa. Riduzione graduale della TOSAP per rivitalizzare il commercio di vicinato. Mi dovete dire come pensate di ridurre la TOSAP a fronte dei buchi di bilancio e a fronte del fatto che nello stesso documento, poi a pagina 33, per quanto riguarda la voce imposte, tasse e proventi assimilati, nel 2019, nel 2020 e nel 2021 prevedete la stessa cifra in entrata.
Quindi 44 milioni per tutti e tre gli anni. Io non vedo la riduzione della tassa, o meglio, se riducete questa tassa vuol dire che ne aumentate un'altra, perché sennò i conti non tornano, e questa è matematica spiccia. Di conseguenza, razionalizzazione e riduzione delle spese con conseguente riduzione delle tasse comunali. Come fate se poi appunto la cifra è la medesima? E questo io ve l'avevo già fatto notare 6 mesi fa. Sarebbe stato sufficiente rileggersi o ascoltarsi la registrazione del Consiglio Comunale per evitare questi scivoloni, oltre a tutti quelli che vi hanno già fatto notare gli altri. Utilizzare parte degli edifici sfitti a Sesto San Giovanni per identificare dei luoghi da destinare ai giovani sulla base di progetti finalizzati ai bisogni del mondo giovanile. Allora, utilizzare parte degli edifici sfitti non può altro che essere in linea con la nostra politica. Non è possibile avere ancora sul territorio sestese edifici vuoti per anni e anni e non saperne che cosa fare e avere oggettivamente il bisogno di collocare associazioni, giovani, persone che non hanno la casa, l'Alitalia, fa scuola. Però non c'è scritto come pensate di prendere questi edifici sfitti. Avete intenzione di procedere con l'esproprio del bene privato? Nel DUP non c'è scritto e purtroppo l'unico modo per farlo è espropriando. E non c'è scritto. Allora, anche queste cose, poi uno li legge i documenti, perché porca miseria, noi li leggiamo e vi facciamo le osservazioni, perché forse vi converrebbe migliorare anche nella stesura del documento più importante di tutta la vostra politica, perché il DUP, il documento unico di programmazione, a parte i numeri che sono in capo ai tecnici, ma la relazione è politica. Cioè è la vostra politica e non potete fare queste cose, neanche dopo un anno di consiglio comunale, dal vostro insediamento. A maggior ragione, dopo che avete finalmente organizzato la politica per recuperare il buco, adesso dovete mettere giù una politica che stia in piedi. Miglioramento, delle aree cani, creazione di un cimitero per gli animali. Effettivamente di questo Sesto ne sente proprio il bisogno, scusate, non è che io sia contraria agli animali di casa, però forse avremmo bisogno di altre cose. E soprattutto l'individuazione di spazio di un rifugio per gli animali, bla bla bla, di fatto la creazione di un canile sul territorio sestese. Voi sapete meglio di me quanto sia difficile avere l'ok da parte degli organi competenti per aprire un canile. Sarebbe forse più utile eventualmente appoggiare, supportare, finanziare, lavorare insieme al canile che c'è a Monza, che sicuramente trarrebbe del beneficio da un supporto da parte di un comune vicino. E il marketing territoriale. Nessuno qua stasera, così come nelle passate sedute di consiglio in cui abbiamo discusso del bilancio, ha parlato del nuovo centro commerciale. Non solo, ma nessuno ha ancora fatto cenno al fatto che a Segrate, a breve, sorgerà il nuovo megacentro commerciale più grande d'Europa. Dopo quello di Arese adesso abbiamo quello di Segrate. Vabbè, Cinisello è ancora in Fieri, però prevediamo un centro commerciale nelle aree FALC e allo stesso tempo cerchiamo di potenziare il commercio di vicinato. Io qui in questo documento, e visto che di commercianti nella maggioranza ce ne sono diverse, sapete che cosa vuol dire soffrire per l'apertura dei centri commerciali. Io mi sarei aspettata un po' più di attenzione su questo tema. Come pensate di far combaciare che nascerà il centro commerciale sulle aree FALC? Non ci dobbiamo nascondere. Beh, Assessore La Miranda, non faccia così perché l'abbiamo votato, per cui a meno che non ci sia uno stralcio del PI, vediamo. Io ad oggi il centro commerciale sulle aree FALC c'è,
c'è il centro commerciale a Segrate, c'è il rinnovo dello Shan, e in tutto questo purtroppo la nostra politica locale di potenziamento del commercio di vicinato sta soffrendo. Io vi consiglierei un po' più di sensibilità su questo tema, perché questo è un messaggio chiaro e forte che dovete dare al territorio, oltre a tutto il resto. Io ho finito, avevo detto che sarei stata molto breve e così è stato. Grazie. Grazie a lei, consigliera. Bene, allora, come d'accordo, preso con tutti. Assessore, io le do la parola, alle 12 meno un quarto gliela tolgo. Prego. Grazie. No, ho chiesto la parola visto che... Allora, è vero. No, siccome le spiego, allora, le spiego, siccome l'assessore domani sera non c'è e lei ha posto una domanda... Vabbè, assessore, mi dispiace, non è possibile. Bene, allora, sospendo il consiglio e rinvio la seduta domani. Buonasera a tutti. Era solamente, mi ha chiesto, siccome domani sera non c'era e voleva rispondere... Va bene, non è un problema. Era un po' come le interpellanze, abbiamo chiesto se per caso vi volevate farle o meno, mi è stato detto di no, rinviamole o rinviate, cioè voglio dire, a volte è un po' di delicatezza, va bene, non è...